Let's go. Yo. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Eccomi qua. Ciao Luli, Anna, Nina e Pinta, tutte e due. Come va? Oggi ho fatto aspettare poco. Beh, insomma, 22-24. Come va, Luli? C'è l'audio, sì. Caravelle. Ah, sì, Nina e Pinta. Come stai, Luletta? No, come stai? No, scusa. Come la va, Shuraluli? La va, ok, perfetto. Nonna, ma che avatar hai messo? Col dito medio. Anna c'ha l'avatar col dito medio, vabbè. Ciao, Giorgio. E già ride Giorgio. C'ho la luce bassa forse. Aspetta. Ma non so, questa è una luce un po' strana. Vediamo se così è meglio. Meglio così? Meglio così, la luce. Grazie. Un giorno è entrato uno che diceva un'altra persona, ma com'è che non dicevi che Isa si spattaccava la palette dei trucchi? Ma pure che me l'avesse detto, ma cioè, dopo tutte quelle che mi dicono, mi pare che io me la posso prendere per la palette spattaccata negli occhi. Siete proprio delle anime perdute. Neanche i poeti maledetti erano come voi. Grazie Anna, grazie. Ciao Anita, sono contenta che ce l'hai fatta, anche perché tu sai. Io lo so, sì, perché lo sì, okay, sì, è tutto pronto. Acchiappiamo meloni. Acchiappiamo meloni o no? Facciamo come i romani. Che camicia di jeans è questa tutta? Chi vuole meloni? Anna è innamorata di meloni, per cui dai, sali, idiota. Eh?
Arrivo, non vedo niente con questa tastiera. C'ho la tastiera nuova, non lo sapete. C'ho la tastiera. C'ho la tastiera nuova. Già, vai via, Luli. No. Sì, simpatico, Meloni. Ah. Ciao Cassandra, buonasera. Lulina se ne va già. Grazie. Veramente dalla cam sembra. Beh, sì, è bluette, sì, diciamo di sì. Però è azzurro azzurro. È che dalla cam anche questo è un celeste meraviglioso, ma devo mettere a posto la cam, se no mi sfalza tutti i colori. Vedi Anita che brava. Così. No, vabbè. Salutiamo i 22 fuori, no, 22 un po' di meno, quelli che non entrano ma vorrebbero ma non possono perché poi se fanno le pippe mentali. Io invece sono libera, le pippe mentali non me le faccio. Chiudiamo la polemica, veloce, veloce. Però sai cosa c'è? E che mi smorza il colore degli occhi. Si vede? Vabbè, non c'è Monia, non c'è. Aspetta che cerco Monia. Che fa? Che fa Monia? Ci sei? Adesso stasera voglio sapere i pensierini che avete fatto durante il giorno, i pensierini brutti. Tanto perché domani è una giornata importante, no, i pensierini buoni che avete fatto. I pensierini buoni stancano però. Giorgio, cosa stai facendo? Sì, è in pandan col giacchino, sì. C'è pure il cappuccio. Purtroppo. C'ho la voce che mi sta dando forfè. Allora, chi vuole entrare, entri. Vado che sempre. Ah, vado. Vedo che è sempre truccata e che badi bene all'accostamento degli abiti. Oh, ma adesso poi perché so vecchia. Quando ero giovane, non uscivo di casa se non ero come dicevo io. Proprio, e vabbè, ma quando si è giovani, appunto. Grazie, Giorgio, grazie. Giorgio, fai complimenti e poi scrive: buongiorno, buonasera, ma la live? Quando faccio le promo, a me piacerebbe molto se mi commentasse sotto. A me è pensato di fare una serata in tema make-up. Eh no, perché non mi sento portata per farlo. E poi farmi vedere senza trucco, penso proprio di no, eh? No, no, questo è vero, non c'è età per essere in ordine, assolutamente. Bisogna sempre, per quello che si può, ci sono dei giorni in cui neanche te vestiresti, rimaresti in pigiama. Ah, ti dici per una presentazione trucchi. Ma la fai già te, io non la so fare così.
Sì, Anna, però Giorgio saluta tutti, saluta 3, 4, 5 volte. Eccolo, va. Vuoi salire? C'è Anna che ti reclamava, eh? Sali se però reciti la poesia che ti ho dato per compito. Ecco sciabbo, la sera a tutti e non mi chiede di entrare che non mi va. Te l'ho chiesto forse? Te l'ho chiesto? Devi mangiare zuppetta? Aspetta che l'appiccico su. No, com'è che si dice lo pinno? Ecco. L'ho pinnato. No, però io vorrei uno di questi giorni vorrei raccontare la storia di Woodstock, che non interessa a nessuno, non interessa più neanche alle vecchie glorie, i giovani tanto meno. Perché? Una domanda, quando eri giovane te già avevano detto. Quanto sei scemo? Sì, no, noi lo facevamo però con la terra, con lo zafferato, insomma, con tutte cose naturali. Buonasera, Diana. Con tutte cose naturali, no? Prendevamo pure il polline per far già. Quanto sei scemo? Guarda, ho pure visto il video tuo, se sapevo non lo vedevo, che eri così sgarbato stasera. Visto il video di quando è aggiustato il camper. Ciao Irene! Ciao! Con la cenere del camino, esatto, ma anche con i zeppetti di legno, no, del focarello. Eccolo Meloni. Lo facciamo entrare Meloni a votazione. Pollice su o pollice verso terra. Dai, fammelo entrare. Buonasera Issa, buonasera alla chat. La vedi che fa il falegname? No, non saluto nessuno stasera. Eccomi qui, Davide Meloni. Non sei stanco di andare di chat in chat? Eh? Non sei stanco di fare il cretino con quell'altro? E ti vedo io, ti controllo, ti controllo. Ti controllo. Dove vai te? Ma non lo so, io ogni chat aperta che vado. Guarda, io non so che Where is the problem? Comunque, no, a parte scherzi, buonasera a tutta la chat, buonasera a Cassandra, buonasera a Luli, buonasera Irene, buonasera a nonna Anna soprattutto, buonasera a Flavio Sciabola che già buttate le mani avanti, mo tra un po' chiamo Flavio Sciabola e mani avanti, butta subito le mani avanti, no? Ersola, Ersola, Ersola. Buonasera, buonasera anche Anita, come si legge? Rainbow? Come si legge? Boh. Dai, Buonasera. in onore tua stasera si è truccata a cofano metallizzato. Oh, c'è anche il dottor Trastulli. Trastulli, io mi confondo sempre con lei, lo sa? Ormai... Que perché lei, quello che si fa chiama Giorgio, e lei mi confonde Isa. Sempre che, no, Giorgio, 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 Giollo. Beh, Trastulli. No, si chiama Giorgio. Vabbè, mo qui si chiama Trastulli e io lo chiamo Trastulli. Prima o poi, quando morirò, che si cambierà il nick, perché non so perché ancora si tiene Fabrizio Trastulli, ma però è tutta una storia complicata. Però vabbè. La famiglia Trastulli diceva una volta. Cambiamo lo sfondo. Vedi, quando c'è questi buchi che io non parlo, tu dovresti parlare. Che assistente di studio sei? No, no, stavo a pensare che dici cambiamo lo sfondo. La cenere del cammino. Non è che si vede tanto questo, però.
Ai tempi d'oro. Ma sai che stavo a pensare, Isa? Ma lo posso fare pure io? Cosa? Condividi schermo, sì. Io posso condividere lo schermo tranquillamente. E perché devi condividere lo schermo? Aspetta, fammi vedere una cosa. Condividi schermo. Seleziona schermo, schermo intero, questo qui, condividi. Ah, ma me lo devi abilitare a te? Ma no, tu non devi fare. Sta buono un attimo che ce la fa. Fammi fare una prova pure a me. Metti, abilita un attimo sto schermo. No, non faccio cose che non sono sicura. Tranquilla, porca miseria. Oh, guarda come non si fida. Voglio fare una prova. Oh, Ecco. mamma mia, ci vuole tanto. Ok, vedi? Praticamente io da qui posso aprire anche un gioco, pure l'impiccato. È solo che noi non ci fa calaggiù, o sì? Ma Sì. che vuol dire ci fa calaggiù? Isa? Vedi, così se noi... Ma tu lo puoi lasciare anche così, oh. Si vede lo schermo e ci vediamo noi di lato. Qual è il problema? Se devi fare un È gioco, più piccolino, no? che vuol dire? Ma tanto è un gioco, se deve solo magari vedere la grafica, che ne so, magari. Aspetta, vediamo se. Magari questo no. Aspetta, apro un'altra finestra e me la porto da qua. Adesso ci farà vedere i dati, non ci fa vedere i dati Ma tuoi. che faccio vedere? Non faccio vedere niente. Ditemi come posso scrivere. Gioco dell'impiccato. Gioco dell'impiccato. Ma voi vedete bene lo schermo? Perché si vede piccolo, eh? Vabbè, aspetta un attimo, fammi aprire prima il gioco, poi gioco l'impiccato, come si gioca? Un giocatore? Due Beh, dai. giocatori? No, un giocatore. Aspettalo. Ma a me mi rompicoglioni i giochi, sinceramente. No, no, voglio solo vedere una cosa, se come funziona. No, E poi tu uno devi scrive. farlo dall'amico tuo? No, Alberto, Vaffanculo, quell'altro. va, va. Da, Quell'altro. interrompi, dove sta? Interrompi, interrompi condivisione, vai. No, però comunque è gaiardo perché magari se uno vuole pure fa una reaction a un altro video, lo mette lì oppure Reaction. quel che sia, quel che sia. Le biografie si possono fare, sì, si può fare. Vedi, Se può leggere, vedere cosa. domani che è la giornata della memoria, si possono mettere delle cose interessanti, si potrebbero mettere, non ci ho pensato prima. Però se io scendo da qui, poi però io non ho voce, Che a vuoi meno scendi? che... No, puoi parlare sopra. Non posso, devo scendere per allargare lo schermo, ma se scendo poi mi muto automaticamente. Capito? Ah, perché tu vuoi lasciare lo schermo intero? Ecco, guarda. Flavio, questo è black humor, però. Ma che prova? Irene. No, stavamo... Buonasera Irene, buonasera. La condivisione schermo e lo schermo deve essere un po' più grande perché se, cioè, allora, se condividiamo lo schermo c'è, ma viene piccolino perché noi ci schiaffa da una parte. Però Aspetta, se noi voglio vedere se può. scendiamo, poi non si sentono le nostre voci. Però comunque condividi schermo, lo facciamo dopo perché devo fare una cosa. O la facciamo subito. No, no, fammola dopo. Volevo vedere se potevano cambiare. Se si potevano cambiare i caratteri, tipo, hai visto sul telefonino che metti i caratteri grossi. Perché io qui ci ho impostato con i caratteri piccoli. Però se vado su impostazioni dello schermo, sicuramente posso mettere i caratteri più grossi e sicuramente si legge meglio. Penso di sì. Vabbè, mo dopo farò quando sarà. Insomma, che poesia devo recitare Dovevi recitare la di Trilussa, ovviamente, la... ma se neanche la sai, ecco perché non ho preso moglie, una roba del genere.
Manco lo sai. Manco sa il titolo. Buonasera ai 26, che poi sono un po' di meno. Monia non lo so, Monia non mi ha risposto. Da dove fai salire le persone? Vai al quadrato da condividi in alto a sinistra. C'è un quadratino per metterlo in primo piano. Ricordate che non campo sempre. Sì, però Flavio, un po' di un punto, una virgola ogni tanto non è che aiuterebbe un po' pure a lei. È vero, ha ragione, la punteggiatura è importante perché basta una virgola fuori pezzo e cambia il significato. Allora, da dove fai salire persone vali al quadrato da che condividi? Vabbè, hai te capito, vero? Sì. Praticamente ti mette in primo piano. Però no, perché scusa? Non... Sì, vado a presenta. Ah, praticamente vedi, perché poi condivido lo schermo, puoi presentare anche solo un file. C'ho la tastiera nuova io, eh? Aspetta, perché me lo ne stappa te, se no non te faccio sta tutto. C'ho la tastiera. Oh, si è stappato finalmente. C'ho la tastiera nuova, ragazzi. C'ho la tastiera nuova. Ecco, però c'ho pure nuovi. Aspetta, Fammi tappà. ma sei scemo, sei. A metà, cioè, proprio nell'attimo in cui ho beccato qualcuno ti doveva fare una foto, guarda. Avete Sì. fatto lo screen? Che scemo che sei. Smettila, molla. Fammi tappà. Domani Flavio parte, vengo col camper. Dove te ne vai, Fla? Ma Sì, infatti, che cazzo c'è? Ma che ce ne frega a noi dove va mi Flavio? Ma va risposto do tu. cazzo te ne pare, Flavio? Dai, prende quella poesia, perché te non Bello! sei poesia, ma poesia. Bello il video del tribunale, quello. Come fa? Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo sei? Ma che do cazzo? Ma che cazzo? Oh, ma do cazzo andate? Che cazzo vuoi? Mi associo a quel Ti video. associ, eh? Allora. No, sto a casa, se no ero già partito. E che cacchio, è Aspetta, già... È ma perché ancora c'è il venerdì. cappuccetto rotto? C'è una cosa di plastica che doveva mettere sul collo, poi non c'è Sì. riuscito, ma è una cagata, insomma. Ma cammino uguale il camper, finché camminava. Prima andava in giro col camper, perché con quell'altro vecchio che gli si era incendiato, ci cioè andava in giro uguale. Ti pare che Flavio si fa problemi perché c'ha un po' di plastica rotta, ma sai che gliene No, frega a Flavio? infatti è un pavido, no, un impavido, scusa, manca avessi bevuto stasera. Ma ci abbiamo la licenza poetica, Isa, tranquillo. Pure le sigarette me se spengo. Ah, e mo Vai, queste accendi. sono fatte apposta per gli incendi. Sì, però quando vai a spegnerle non te si spegne mai nel posacenere. Ci hai fatto caso? No, Beh, mi perché pure io io. fumo il drum. Stacca presto il venerdì, quindi appena pronti via, ma sto weekend abbiamo da fare. Sì, ma mai Vabbè. che fai l'amore o che vai via o che stai ca a casa Ma ti ha ieri. detto che ormai ha preso il coso al chiodo, te l'ha detto? Poverina, È poverina, inutile ma. che tu continui a mettergli il dito nella piaga, Isa, è inutile. No, io il dito non lo metto da nessuna parte. Mi Cassandra, dissocio. che hai comprato il detersivo? Ah, l'ho visto anch'io che ha comprato il detersivo l'Aci Gentile, sì. Che avevi consigliato l'Aci Gentile, vero? L'ho visto anch'io quel video. Tanto amore, Flavio. Sì, io non facendolo lo chiedo agli altri perché sono contenta, no? Peace and love.
Devi guardare, c'è l'ultimo, credo sia l'ultimo video di Cassandra dove espone tutti i detersivi per la casa, anche altre cosine. Non mi ricordo se c'ha, no, non c'ha la bottiglia verde. Non mi sembra. Ma a me pure, tutti sti detersivi. Una volta ce n'erano due, Quella cosa un avvolgidente e un... lo so, quella cosa pure per spruzzare dopo che lavi il bagno, ah, è verde. Sì, c'è una cosa da spruzzare e fa venire i sanitari tutti splendenti. Non mi ricordo come si chiama il prodotto. È un cosino così. Non c'è Vicky. Buonasera, Mavide. Intanto Mavide si saluta. Oh, buonasera Mavide, Prima di buonasera. chiedere chi c'è, chi non c'è, si saluta. E uno. E comunque Flavio ha detto sì, ormai mi tocca di bugie e mi ha fatto venire in mente una cosa che mi diceva il cavalier Mario Maini, che aveva 87 anni. Cosa Diceva dici, tu... Flavio? Mi tocca lavorare No, delirio. No, non lo so. aspetta, aspetta, vedi, io sono stato indelicato e te. Diceva il cavalier Mario Maini, diceva... tu non ti preoccupa, c'avevo 87 anni, tu non ti preoccupa, hai visto quando tu schiacci una noce e ci trovi dentro il vermetto? Pensate, quel vermetto è riuscito a bucare il guscio di noce, quindi attenzione, attenzione. Questa è una metafora. Buonasera nonna, ma l'avevo già salutata nonna, boh, può essere da un'altra parte? Sì, ma che da beh, può essere perché te le giri tutte. Comunque l'hai salutata qui. Buonasera. Ah, Deloni, ha scritto Deloni, e io ormai porco due. Mavide, Mavide, guarda, o cambi nick o se no con me non vai d'accordo. Mi confondo pure a legge, mi pare che scrivo io. Tutti abbiamo salutato la nonna. È entrato, gli ho detto che non ha salutato, se è permaloso, se è permalosito è uscito. Lo vedi, Io è non come vado me. in giro con te, con chi, Anna? Con chi non vai in giro? Magari nonna doveva scrivere su WhatsApp e ha scritto qui da noi. Guarda Immagini, che doveva nonna rispondere. non è rinco come me, Vabbè, può eh? Ah, succedere. ecco, no, dici io non vado in giro in altre chat, ma pure che ci vai, Anna, tranquilla, che io mica me la prendo, ci Okay, mancherebbe. oh. Ma che ci abbiamo il vessillo qui cucito in petto? Non mi sembra. Che poi che vuol dire vessillo? Boh, vabbè. No. È Io bellissimo. dico cose a caso, non ci fate caso. Esatto, lancia in aria le parole e poi le prendi così. Allora, pia moglie, ce l'abbiamo sta poesia? Ma che non più moglie. Ma prima, fammi una cosa, prima dimmi la prosa della poesia. Non è la prosa, devi dire semmai fai un prologo, fai un cappello, si dice, Vabbè, fai un cappello, comunque, fai la poesia è sempre dedrilussa. Sempre la spiegazione, ecco. dedrilussa. Il titolo è, Isa, come si intitola? Come fu che non presi moglie, mi pare, una roba del genere. Non è E quello. questa qui poi c'è tutta la poesia, vabbè, lo svolgimento della poesia. E poi all'ultimo che dice: meno male che ho letto sta poesia. No, no, aspetta, ma aspetta, cosa fai? Dici come finisce? Dici, No, dico stappati dai un attimo, meno che ho male che ho la letto sta poesia. dai, metti giù la Coca-Cola, su, forza. La Coca-Cola. Dai, stappati. No, non bevo Coca-Cola, Isa, tranquilla. Meglio così non fai ruttini mentre reciti. Stappate, dai, recita, dai, così con una tua. Meglio, meglio che facevo i ruttini. No, dai, per leggere la poesia, stappate, dopo te ritappi per tutta la sera, dai. Fai il suo sforzo.
Dai, se no è Non è, brutto, ma meglio la poesia. tanto a Isa, manco gliela faccio a finire di leggere la poesia, figurate se mi devo pure stappare. Gliela fai, dai, non è lunga. Dai, non ti fa pregare, su. Ho capito, però il testo me lo metto sull'altro schermo, quindi non mi dica che guardo da un'altra parte, Vabbè, perché tanto guardo da basta che ti un'altra fai vedere. Dai, apri, stappati. Ecco. parte. Anzi, Dove sta puoi il andare. testo? Sta là. Sta là, vabbè, guardi là, vabbè. Signore, signori, signori, signori. Signore e signori, buonasera. Siamo qui a recitare. Cosa c'hai, Codino, oggi? Vedi che sei più Che ordinato. vuol dire, Codino? E che vuol dire? Trilussa, Non hai legato i capelli. Vabbè, il aspetta. dottor Carlo Alberto Sallustri. Salustri, in arte. No, ce n'è un altro di nome, comunque. Il mio maestro. Carlo Alberto Maria Salustri, in arte Trilussa. Vabbè, comunque c'aveva il sangue blu, era tipo un conte, mi pare, una cosa del genere. Graziella dice, ciao Graziella dice, Meloni No, mi sta... ma proprio adesso devo entrare a Graziella. No, E perché? Dai, buona. No, dai, dai, che gli fai vedere, gli fai sentire quanto sei bravo, dai, forza. ma già, allora, già te l'ho detto prima, manco gliela faccio a finire la recita, però comunque c'è bravo. La Allora, fai, ce la fai. e comunque, grazie al maestro Trilussa che con 5 lire. No, grazie a me che ti ho civilizzato un pochino, non tanto. Dai, Allora forza. dice, hai visto Nina come si è ingrassata? Pare proprio una botte che cammina. Invece a 16 anni era carina, pallida, bionda, fine, delicata. La incontravo spesso la mattina, quando è che andavamo a scuola, accompagnata da una servetta zozza e scarcagnata che doveva chiamarla signorina. Fu appunto un giorno che sortì da scuola, che mi fece coraggio e la fermai. Signorina, permette una parola? Lei non crede quanto mi è simpatica. Anzi, gli ho scritto questo e gli infilai un biglietto in mezzo alla grammatica. Se c'ha buone intenzioni, disse lei, bisogna che ne parli con mio zio. Se non è che per questo, feci io, fra qualche giorno mi deciderei. Dice, sto via dell'Oca 106. Troverai scritto Macchia, è il nome mio. Però stia attento per l'amor di Dio, che zi Pietro, Nacchia, chiromante, sì, che zi Pietro è severo e non vorrei, dico, non pensi. E un po' dei giorni dopo mi presentai glorioso e trionfante fino a sua casa e cominciò l'intoppo. Difatti, lessi sopra a due targhette: Professor Pietro Nacchia, chiromante, consultazioni dalle 3 alle 7. Suonai, m'aprì la serva. È con permesso? Dice chi si vede, è il signorino, che venga puro. Con un bel inchino mi fece l'atto che gli andassi appresso, ma appena entrato. Ma appena entrato, un boia di cagnolino che stava nella camera d'ingresso incominciò a abbaiare come un ossesso, manco se avesse visto un assassino. La serva, un po' per fargli i complimenti, un po' per far sta zitta quell'arpia cagnolino, sentivo che diceva fra i denti: «E il professore credo che ci sia! Zitto, Lulù, zitto! S'accomodi, accidenti! Favorisca!» Alla cuccia, possa via. Immaginate un po' che batticore quando s'aprì la porta e piano piano sbucò fuori un omettino anziano che fece segno di non fare rumore. Poi chiese: che desidera il signore? Forse che gli legga la mano? Io c'avevo da fa, feci l'indiano e dissi: per l'appunto, professore. Va bene, mi rispose. E de sto caso si metta a sede, si schiaffò gli occhiali, mi guardò la mano e raggrinciò il naso. Lei dice: è un giovanotto di talento, però sente gli influssi mercuriali. È vero, gli risposi, me li sento. Dice: guardi ste righe,
Vede questa? Significa che lei ci avrà fortuna. Ma tra il Monte di Venere e la Luna c'è un punto che si spezza e che gli s'arresta. Badi alle donne. Onesta o non onesta, cerchi di non sposasse mai. Nessuna, qualunque ne pia, o bionda o bruna, ci avrei più corna che i capelli in testa. Grazie, gli dissi. E dopo aver posato una carta da 5 lire sul pianoforte, me ne annetti avvilito e scoraggiato. Se non m'avesse letto l'avvenire, forse a quest'ora, quante volte ho benedetto quelle 1.000 lire. Bravo, Gli ho appoggiate lì, bravo. però almeno ha detto che porco due, non te sposare che tanto. Me Bravo. tappo, No, me non ti tappa, aspetta, tappo, che me grazie. tappo, me tappo. Complimento. Eccolo là. Vedi, anche Irene ti ha fatto complimento. Bravo, Graziella ti ha detto come sei pulitino, la camicia pulitina, tutto preciso da sabato sera. Anita ti dice bravo. Veramente è venerdì comunque. È venerdì, vabbè. Nonna ti dice bravo, Anita ti dice bravo, Flavio ti dice, vedi Flavio, te che ci tieni tanto, bravo, stavolta sei stato bravo, vedi? Vedi che soddisfazioni? Vedi? E Mamma mia, che soddisfazione. anche merito mio Certo. che lo incoraggio, no, veramente Vedi tu. l'obbligo. Comunque, ciao bella! O gioia, tutte e due. Bella, 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 ma bella non è bella, è bella, bella, fatti per pecore, bella. Anch'io ho una poesia da recitare di un poeta italiano, si chiama il frigorifero. Cos'è il frigorifero? Valla a cercare. Dai, cos'è una Cerca roba? poesia, il frigorifero, magari esiste, che ne sai? No, quella mi sa che è una roba che E si inventa cerca. Graziella, eh? E valla a Aspetta, cercare. ma io lo cerco, ma Ti non, secondo me è una roba pare che che si nessuno ha mai fatto una poesia sul frigorifero? inventa. No, nessuno. Anche perché, cioè, non è tanto poetica. Ah, a parte che, ciao Gioia Fabbricotti, lo posso dire, tanto oggi l'hai scritto che chi sei. Ma perché non te sei fatta riconoscere? Ecco, è Graziella o il falegname? Speriamo che sia Graziella. Guarda Pronto? Cassà. Buonasera professoressa, buonasera, buonasera. 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 Buonasera, no, niente. Buonasera. No, niente, io sono venuta qui per recitare una poesia di Mario Marenco, una poesia degli anni 70. Mario Conosco Marenco è stato Mario tra i protagonisti di alto gradimento, Marenco. Sì. architetto, giornalista, comico e poeta, ma veramente poeta, dedicato poesie alle cose che, a cui nessuno dedicava le poesie. C'è questa qua che mi piace molto, che si chiama Il Lo frigorifero. vedi? Lo vedi che ti Mi metto dicevo che esisteva? a tutto schermo. Aspetta, Eh? Se volete ve la posso anche linkare, eh? Se non sì, credo anche. che lo Intanto tenete. la recita. E guarda se non somiglia a Loredana Bertè qui. Sì. Davvero? Da solo. Allora, la professoressa Sella del Vescovo ci reciterà il frigorifero di Mario Marenco. Buonasera, chiavetta. Stai zitto tu. Aspetta, che bisogna recitarla in un certo modo perché Mario Marenco era un poeta surreale. Sì, infatti. Allora, tu sei un frigorifero. Tu sei un frigorifero da 100 litri. Dentro di te c'è la roba da mangiare. Dentro di te c'è la roba da bere. Dentro di te c'è un'anima fredda. Dentro di te c'è una lampadina, ma sotto di te nessuno sa che cosa c'è. Tu ogni tanto ti metti a respirare.
tu ogni tanto ti metti a lavorare. Tu hai una porta bianca, ma non hai finestre. E quando sei chiuso, sei chiuso. Tu sei chiuso o frigorifero, e perciò di notte sempre sogni di correre, di andare in bicicletta o a pattinare. E intanto con quelle rotelline non puoi andare, non puoi pattinare. Solo poco ti puoi spostare per farti pulire sotto o frigorifero. È bellissima! Bellissima, bellissima. No, vabbè, è pure morto, vero? Mi pare. Purtroppo sì, purtroppo è morto. Mi sembra comunque dopo il 2000. Aspetta, fammi andare a vedere. Comunque sì, è morto. Me lo ricordo, poverino. No, non tanto, no, ma lui le faceva ste cose. Io mi ricordo i tempi di c'era quelli della notte, poi prima ancora. 19, morto nel 19 Mario Marenco. Ah, nel 19. Chissà come sei fiscale, vabbè, non mi scrive Bukowski. E poi anche, c'era anche in Indietro tutta che faceva il bambino Riccardino. Sì, lo ricordate? Sì, sì. Lui era veramente un genio. Vabbè che Arbore si circondava di queste creature un po' strane, un po' sopra le righe, no? Un po' sui generis, insomma. A me piaceva tantissimo. Anche a me. Non c'è una poesia per la friggitrice ad aria. Eh no, purtroppo Marenco ci ha lasciato. Può darsi pure che l'avrebbe fatta, non so. Perché poi ha scritto anche dei libri con le sue poesie, non è che, però non... non... Ma era tutta una banda un po' di comunque di persone mica, cioè erano plurilaureati, vedi anche c'era Luciano De Crescenzo. Jobby, a me mi piace pure Jobby Coatta, per esempio. Jobby Coatta, sì, me l'ho composto, fatto con quelle poesie su cos'era, sulle parabole, su Cristo, Sant'Imero. Sì, ha scritto pure il libro. Vabbè, comunque era carino quel libro che aveva scritto. C'era Braccardi, quello che faceva... Mamma mia, che ridere. Il Duccio, Duccio, Duccio. Ti ricordi? Cazzo, che veniva ridere. Giù da Piazza Venezia, ma con un colpo di reni è caduto giù in piedi. Ormai per il politicamente corretto... Sto tipo de cabaret non si potrà più fare, il cabaret così scordamoselo, che brutta cosa comunque. Guarda, mi viene una tristezza, un tonfo al cuore mi viene. Perché c'è la cosa, la come si dice? È il politicamente corretto, il radical chic, cavolo. Ero piccina ma ricordo. Io purtroppo non ero così piccina, me lo ricordo bene. Ma io tornavo, mi ricordo che tornavo da scuola, dal liceo, e praticamente entravo in casa, lasciavano la porta socchiusa quando tornavo da scuola, cioè noi avevamo due porte, e entravo in casa, i miei erano in silenzio a tavola, che mangiavano, pranzavano, e io dovevo far silenzio, togliermi la cartella, il cappotto, eccetera, sedermi e mangiare, perché c'era la radio che sparava alto gradimento e loro non volevano che rompessi le palle. Ecco, stavo venendo che torna da scuola affamata, loro... No, ma non mi dicevo neanche, era già un tacito accordo, cioè c'era già... Il piatto era pronto, non dovevo rompere il collo, togliere il cappotto, poggiare la cartella, lavarmi le mani e andare a mangiare. Io ero figlia unica, per cui della serie mai una gioia. Ah, figlia unica, Graziella? Sì. Ecco la Monia, ciao!
Ti è mai mancato avere, che ne so, aver pensato che ne so, avere una sorella, un fratello? Quando ero piccola invidiavo molto le mie amiche che avevano fratelli e sorelle, sì. Però poi quando sono cresciuta no. Vabbè, poi quello uno. Magari se uno nasce figlio unico, invidia quello che c'ha i fratelli. Tipo, io magari ho due fratelli, era meglio che nascevo figlio unico. Pensa, ereditavo tutto io, invece mo devo dividere con i miei fratelli. Pensa che è brutto. Ho Non è detto che da qui, ho precisato da qui. abbiamo una questione di affetto, di no, lui No, io vede. mi dissocio. Io mi dissocio da quello che dico. Mi dissocio, mi No, dissocio. te non puoi dissociarti da quello che dici. Comunque io sto mangiando perché se lo chiedesse i Choco Balls, che è Sì. una specie di M&M's, e Mamma mia. l'Eurospin. Mamma mia. A me, te giuro, se mi dici te do 50 euro, ti mangi? No, non mi mangio, te dico. No, vabbè, per 50 euro. 25 euro, per 25 euro, sì, pure pure, se può fa. Però non mi di 5 euro, che sennò mi mangio subito. Ce n'è un'altra di queste simpatiche poesie. Sì, certo. Non ho sentito. Ah, Sì, Irene sta proprio con patatine e l'hai popcorn, pronte? proprio. Cioè, ce l'hai sotto mano? Io avevo comprato anche il libro che si intitolava Il quaderno scritto con la C delle poesie. Io l'avevo comprato, aspetta. Vediamo se riporta qualcosa c'è su internet, ma poca roba, eh? È vero, Marenco non si trova molto. Poca roba. Lui ha scritto tantissimo, no? Voli da Ugelletto, poi ha scritto il libro di Raul, cioè, ha scritto tante cose, però non è che si trova tantissimo. Allora, il Bruto, Io e le ragazze, il millepiedi, l'asino, il porco, l'autobus, l'uomo di sinistra, l'azienda, Boltanski. L'americano, lo scheletro, L'uomo di sinistra. l'uomo di sinistra, vuoi sentire? Sì. Non la conosco, per cui non so se riuscirò a leggerla bene. No, ma figurati. Cioè, qui mica sia un salottino elettorale, qui cazzeggiamo solo. Però c'è anche un ci sono anche momenti così, capitano anche qua. Prego. Aspetta che ti illumino d'immenso, aspetta. Sì, no, non mi metto perché ho lavato i capelli, cioè i capelli che stanno in piedi, cazzo, per cui evito di farmi vedere, perché ho i capelli veramente di Dopo merda. Chiavetta vuole sentire il porco. Io la dedicherei a tanta gente, guarda. A chi lo dici? L'uomo di sinistra, tu stai a sinistra, ma non sei un uomo di sinistra, perché quelli sono servi dei padroni. E allora tu stai più a sinistra della sinistra, ma non sei un uomo a sinistra della sinistra, perché quelli sono servi dei padroni. E allora tu stai più a sinistra della sinistra della sinistra, ma non sei un uomo a sinistra della sinistra della sinistra, perché quelli sono servi dei padroni. E allora tu stai più a sinistra della sinistra della sinistra della sinistra, ma non sei un uomo a sinistra della sinistra della sinistra della sinistra, perché quelli sono servi dei padroni. E allora tu stai più a sinistra della sinistra della sinistra della sinistra della sinistra, ma non sei un uomo a sinistra della sinistra della sinistra della sinistra della sinistra, perché quelli sono servi dei padroni. Ah, ora capisco.
forse tu stai più a sinistra della sinistra della sinistra della sinistra della sinistra e sei veramente un uomo a sinistra della sinistra della sinistra della sinistra della sinistra della sinistra, perché sei del Texas, o uomo di sinistra, oppure dell'Arizona, oppure del Nebraska, oppure dell'Ohio, oppure dell'Oklahoma, oppure del Minnesota, oppure del Kansas. Bellissima, bellissimo, bellissima, sinistra, sinistra, ma a sinistra, ma ancora più a sinistra. Ah, chi è che voleva sentire quella del porco? Accede il vero di fondo, i servi del potere non hanno né destra né sinistra. Secondo me è molto, cioè, è storicamente collocata questa qui, cioè nel senso... Beh sì, quando l'avrà scritta questa? Anni 70. Immaginavo. Ah, certe cose sono sempre attuali. La storia si ripete purtroppo, però non abbiamo memoria storica, secondo me. No, è che la storia insegna, è l'uomo che non impara mai. Non so chi l'ha detto. Secondo me la storia non insegna un cazzo in realtà, i fatti che esistono adesso non insegna. Infatti non insegna un cazzo perché in teoria dovrebbe insegnare, ma è l'uomo che non apprende, che non assorbe, che non sugge. Ma... Ciao Vicky! Non sapevo... No, sapevo salutarvi e mandarvi a fanculo. Buonasera Vicky, buonasera Mon Amour, buonasera. Se ti va, Graziella, vai con quella del porcellino. Il porco? Porco, sì, questa è anche breve. Ecco. Il porco. Tu sei un porco. Tutti vedono subito che sei un porco. Dal fatto che abiti in un porcile. Sei rosa con chiazze di sporco. Tua moglie è una porca. Le tue setole pungicano. La tua coda è un punto interrogativo. E perciò fa pensare a fare delle grandi porcate. Il tuo grugnito è pieno e felice. Tu sei fantastico, oh porco. Tu puzzi, ma sei pieno di gioia. No, la tua moglie è una porca. Dopo Irene, dopo ci saranno le poesie d'amore. Poi c'è l'asino, che io direi, visto che abbiamo fatto 30, di far 31, leggerei anche l'asino. Certo. Perché è l'altra faccia del porco, l'asino, secondo me. No? C'è il porco e c'è l'asino. Infatti sono affiancate le poesie. Vai, vai. Vado con l'asino? Yes. Allora. Tu sei un asino. Ma Marenco le recitava la così, coda. Graziella è bravissima, perché le recitava proprio così. Hai la coda. Quando ti volti dietro, vedi la coda. Quando guardi avanti, tu vedi la via. Tu vai per la via. Tu vai per la tua via. Tu sei un asino. Tu fai i, tu fai o. Tu fai i o. Asino paziente. Asino nostro. Hai le tue fissazioni, hai le tue delusioni, ami ficcare.
ficcare la testa nella greppia e masticare la biada. E pensi e guardi e pensi e guardi col tuo grande occhio languido. E tu fai i, e tu fai o, e tu fai i, o. È bellissimo, no, vabbè. Non lo sapevo del suo libretto, del libricino, delle poesie. Qualcuno l'avevo sentita, ma non queste. Ciao Vicky, buonanotte. Vai via Vicky. Buonanotte. Ah, bellissima, bellissima. Allora. Ti è piaciuta, Davide? No, ma questa sì, ma ricordo, ce le facevano fare elementari. Ma davvero? A me mi sembra sì, professoressa, me lo conferma? Io non, no, io non le ho mai fatte, sinceramente non me le ho non mai fatte. Non credo, sai che fosse... Anche... A me questa dell'asino me la ricordo. Che ce l'aveva fatta studiare professore, a parte che io stavo a una scuola di campagna che eravamo prima, seconda e terza insieme, quindi cioè stavano ancora i pluriclassi. Non credo, siccome Marenco era comunque andava anche sui doppi sensi, no? Non credo che no, questa dell'io non lo so se c'è stata un'altra poesia allora che faceva sempre uguale, tipo non dell'altro. È che si con Gianni Rodari, che era quello più adatto, diciamo. può essere. Può essere. Ora ci sarebbero le poesie che ci ha letto Anita. Le vogliamo sentire? Dai, Anita. Ce le dai. Ha registrate. E allora adesso io le mando. Allora, ti ha fatto un audio, non viene su. No, un video. Video. Buonanotte anche a Chiavetta, comunque, buonanotte. Va via Chiavetta. Com'è sto fuggi-fuggi, no? Come se fa le poesie, c'è un fuggi-fuggi di gente. Buonanotte, Chiavetta. Un video, sì, adesso lo cerco. Allora. Tu sei un porco. No, che Mosè, ti è rimasto in testa. Ma una porca. Ti è rimasto in testa, tu sei un porco. Ah, è fighissima, tua moglie è una porca. E poi comunque del porco non si butta via niente. Ecco. Sì, sì. Effettivamente anche gli squallor, Bella Lugosi sta avendo un'idea, non perché so che a te consideri poesie anche le parole di determinate canzoni, certi sì, testi. Sì, assolutamente. Di determinate canzoni, quindi effettivamente anche gli squallor con i loro testi possono essere presi in considerazione. Solo che gli squallor adesso sono diventati, prima no, qualche canzone degli squallor erano senza copyright, adesso sono diventati, si vede che ogni tanto tornano in voga, sono diventati con copyright. Come una volta Rino Gaetano, nessuno se lo calcolava, poi è ritornato in auge, fortunatamente, e adesso i giovani lo conoscono. Comunque, andiamo con le poesie di Anna, in napoletano. Sono due poesie, uno è L'amore di Totò e l'altro, non mi ricordo, Femmine di Salemme. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Noi ci mutiamo, parte tutti e due video. Signore e signori, Anita nelle poesie, una di Totò e una di Vincenzo Salemme. Via. L'amor di Antonio De Curtis. L'amor chi è? È un signore, travestù di gentilezza e poesia, vasa, braccia e gelosia. Quando aspetta può pigliar. Se presento come un serio, onesto, consistente e t'inganna tanta gente, quanta gente fa carè. Chiuro l'occhio e t'abbandona, rinde i bracci su signora e le rai anima e cuore, tutte quella chissà vo. Te lo singa e tu ci grira, te fa chiagnere o perdona e perdona tutte cose, pure i spini che sti rosa,
se si spino rosa so. Ti ribelle e come fai? Oramai non si più niente. Chi comanda è sto signore che trasenne rindo cora, travestuta di poesia, t'ha dormuta, t'ha incantata. S'ha pigliato tutta quella che ha voluto, tutta quella che l'ha rata, pace, suono e gioventù. Spesso capita che è vuota, tu te credi che è sincera, che sta amore travestuta, con vestita in un poeta, tutti insieme si è spugliato, sto poeta di gentilezza, si è scordata la poesia, ti è rimasta un'amarezza, un funno all'anima, rindo cora. Che vuoi fare? Che sta l'amore? E femmina so come stella, di Vincenzo Salemme. E femmina so come stella, si ti pierde, le guarda, ce ne stanno a mille e mille, piccirella, so scintilla, deve zene in mezzo a fuoco, e perciò ne può chiappà, si la fierra e fai studà, lasse sta, lasse volà, poi ti cuoci, ti fai male, ecco chi da vuoi piglia. Si sapisse com'è bella, avveresti l'ambatella, che si specchia in rinda all'occhio, e gli sa paccarezzà. Una è l'ora, è a stella mia, perché quando la notte è scura, e stu coro sa paura, pare come si la sentesse, che mi riesce, e gli sa capa, si entra addora, guarda in cielo e stai sicura, tanto io sto sempre qua. Bravissima, brava Anita. Cazzo, la poesia di Totò non la conoscevo assolutamente, molto brava, sì, molto brava. Non la conoscevo assolutamente, è bellissima, quella l'amore, bellissima però. Quell'altra non mi fa impazzire, Salemme non mi fa impazzire, Totò, no, quella lì non mi piace neanche a me, però sì Anita, molto, però quella di Totò molto bella. Mamma mia, che bella che è, devo andarmela a leggere, non la conoscevo proprio. Si chiama L'amore. L'amore. L'amore con due M. Brava Anita. Anita, mi sembra che faccia teatro, qualcosa del genere. Non mi ricordo adesso bene. Ma facevi teatro? Ma poi ragazzi, parliamoci chiaro, i napoletani a livello dei canta, recita, stanno un passo avanti. Stanno un passo avanti pure i romani. Però no, è un luogo comune, perché io ho conosciuto anche napoletani che non sapevano cantare. Io ti sto parlando in generale. Io non ho mai sentito un napoletano stonato. Io sì invece, pochi, io no. Pochi però, pochi, pochi. Brava, brava Anita. Se vuoi salire a dirne un'altra così en passant, ai romani, cos'è che hai detto ai romani? No, a livello comunque di recitazione e tutto quanto, a livello dei numeri, vabbè, pure i romani si difendono bene. Sì, vabbè, non è una gara, eh. Anita, no, dice... vabbè, non è una gara, è a livello proprio di cultura, per vedere. Anita dice, facevo qualcosa di non professionale, ma anni fa, insomma, era... Ho capito Anita, alle elementari, alle medie, quando facevi la recita scolastica, ho capito, anch'io. Capito, io lo butto giù, sì, io lo butto giù, sì, via. Quando mi butti giù il melone, mi fa schiattare. Ma sai perché anche? Perché lui se qua sta sotto, no? Allora, se fossi io me ne sarei già andata. Invece lui sta lì perché comunque ogni hangout va bene per lui, no? Allora sta lì, ma lui piace, è un po' masochista. Vedi? Ti è piaciuto il volo? Una favola, Isa, una favola. Vedi? Perché è così. Bravi. C'ha ragione Vicky, forse questa inquadratura, forse questa è meglio, eh? Sì. Erano cose comunque organizzate dalle scuole, allora c'aveva ragione Meloni, vabbè anche superiore immagino.
Davide è stato bravo, sì, è stato bravo. La poesia era lunga, non era facile. Lui è facilitato perché comunque è mezzo romano. È mezzo. Ma chi è mezzo romano? Ma di che? Ma io non c'ho niente di romano. È solo perché sono nato a Roma. Appunto, è mezzo romano, dice un quarto. Un quarto perché c'è, sei vissuto. E se no, Meloni è mezzo, mezzo sardo, giusto? Mezzo, l'hai detto te, quindi non è il segreto di... Vabbè, non è che c'è niente di male a dire che mio nonno da parte di papà era sardo, mio nonno da parte di mia madre era siciliano, mia nonna da parte di mia madre era umbra e mia nonna da parte di mio padre era di qui, vicino Roma, Cerveteri, Ladispoli. Vedi, un coacervo di popolazioni. Si sente che non è di Roma, dice Cassandra. Certo. Sai che lo sento pure io, adesso che un po' di più, sempre di più. Che vuol dire si sente che non è di Roma? Io sono nato a Roma e cresciuto a Roma. Che vuol dire si sente che non sono di Roma? Non ho capito, Cassandra. Però no, perché sei un po' anche, che c'entra anche da... anche da Ancona a 12 chilometri da qua già si parla in modo differente. Eh sì, Qui diciamo che io da qui a Corso Francia parliamo tutti allo stesso modo, credo. Non mi vorrei sbagliare. Cerveteri, la Dispoli la conosco benissimo, è multietnico, etnico il Davide. Ma che multietnico, qui stiamo... Stai a Cerveteri, Davide? Eh? Stai a Cerveteri? No, ho detto nonna da parte di papà, è nata e cresciuta a Cerveteri, lì da quelle parti. È vero. È la stessa cosa, la stessa stazione, Cerveteri-Ladispoli, mi ricordo. Io sono andata, che belli che sono quei posti lì, mamma mia. Che è il litorale romano. C'è sta Fiumicino, Maccarese, comunque ho notato Reggene, che per esempio c'è Sasso Scuro, San Nicola. Come parla Flavio tu non ci parli, per esempio, l'ho notato anch'io. In che senso, scusa? A forza di sentire Flavio, per assonanza, io non sento gli stessi accenti che... Capito? La stessa inflessione che ha Flavio, non ma ce l'hai forse qui. Flavio, perché c'ha l'inflessione proprio quella di come parlavano i romani vecchi, venghi che sorma è che gli faccio capito? C'ha proprio quell'inflessione. Ma adesso ormai, se va a vedere, ma perché no. Flavio c'ha una certa età, se va a vedere, nessuno dice più venghi. C'ha 53 anni, vabbè. Tiro, guarda che te lo tiro. No, che poverino. C'entra? Che c'entra? Mo perché ho detto un'eresia? Ho detto un'eresia. Questa... Ho detto comunque, ma magari... il romanesco non lo parla più nessuno, solo in molti. Ma manco molto... se va a Trastevere. Appunto... Cioè, o trovi, ecco, uno dei 50 anni c'ha Flavio? 53, mi pare, 54. Mortacci sua, già sta in pensione, Dio lo benedica. Vabbè, quel che sia. E comunque già magari si è cresciuto a Trastevere, che ancora ce l'ha un po' quell'impostazione venghi, Sortimo, sì, un po' sì a Sorma è un po' più desuete, diciamo. Verdone ha scritto qualcosa, se non sbaglio, forse mi confondo con altri attori, ma provo a cercare Davide, così la reciti. Se gli devo dare io il moto, ma Verdone. Ma Verdone, mo pure Verdone scrive poesie, ma io mi dissocio. Scusa, sceneggiatore di film si può dedicare anche alle poesie. Guarda, no? ultimamente sa dire un po' troppo. Anche la mia inflessione non è come quella di Flavio. Secondo me sempre tirata Verdone, secondo me. Mi ricordo che a me è piaciuto molto Verdone. Da quando si è messo a fare... E regista che è, lo vedi proprio un po' stato, capito? Tutto
tipo farmacista, che tanto gli piace a lui far farmacista e conosce tutte le medicine, lo vedi tutto, ma No, vaffanculo. ma perché lui è un ipocondriaco, no? Allora lui si è informato e lui sa tutto, difatti dice sempre che gli amici, quando hanno qualche disagio, gli chiedono, ma c'ho mal di testa, ma c'ho qui, allora lui gli dice tutti i farmaci che devono prendere. Non so Ma se ha allora, qualche... a me Verdone mi è sempre piaciuto un casino, andavo a vedere in prima visione tutti i suoi film, mi piaceva tantissimo. Però poi quando lo vedevo in televisione che faceva le interviste sui film, non so se era regista, attore, che cazzo era, attore sicuramente, e trovavo che se la tirasse troppo, secondo me. Ciao Palatrina, ciao, buonasera. Anche quando era giovane, capito? Non solo adesso, anche quando era giovane. Non lo so, a me non, cioè non, sinceramente non mi ha dato quell'impressione lì. Però sai, un po' forse prende un atteggiamento. Cassandra non è del tuo stesso avviso. No, io dico ultimamente quando l'ho visto nei panni del regista, Ciao magari Nene! che gli Ciao! facevano un'intervista da regista, cioè lo vedevi tutto così, cioè Magari un po' Carlo impostato. Verdone, ma sei sempre Carlo Verdone, dai, su. Mo, può pure fare regista, però Vabbè, però non io. entra nel personaggio del regista, sei sempre Carlo Verdone alla fine. Cioè, allora, o è sempre stato stronzo così. Il che non mi sembra, prima non era È perché mi assolutamente. hanno detto che pure sui film è parecchio bacchettone. Ma sai, c'è una tensione messa da parte del regista quando si gira un film, non è Eh no, ci indifferente. stanno registi bacchettoni e registi meno bacchettoni. Beh, certo, per esempio, si annovera fra i registi bacchettoni e un po' stronzi, vabbè, a parte Hitchcock che faceva proprio scoppiare di esaurimento nervoso gli attori perché faceva ripetere le scene un sacco di volte. E poi anche il grande Stanley Kubrick, che era da impazzire, l'aveva Sì, però definito. Stanley Kubrick però era uno che dialogava tantissimo con gli attori, parlava, dovevano capirsi lui e gli attori, questo era Questa è cosa importante. buona e giusta. Uno che invece faceva fare i soldatini, che cioè, sai, prendi un Robert De Niro, c'è Martin Scorsese che gli fa fare un po', gli fa cambiare le battute, gli fa fare un po' quello che vuole, no? Invece, quando ha fatto C'era una volta in America, lì doveva fare il soldatino proprio, nel senso, Sergio non poteva, con Sergio Leone, non poteva cambiare una virgola. Ma lui, da professionista, infatti, ha fatto così. A me mi Leone. sembra Eh sì, ha strano. detto sempre, Manara ha scritto che il padre di Verdone era amico di Alberto Sordi e di Vittorio De Sica, è cresciuto sul bagnato, infatti gli abitava davanti e andava a casa, quindi Sì, figurati. ma gli rompeva sempre le scatole, signor Alberto Sordi, signor Alberto Sordi. Ma se posso, Verdone farei molto, alzare, molto posso dire poi. borghese, anche intellettuale, cioè aveva parenti musicisti, professori universitari. C'ha ragione Monia, tipo quando ha interpretato Furio, no? Fosca? No? Non mi disturba affatto? Fosca? Mentre stava Allora, con ho l'amore, quindi calcolato cioè. che se partiamo alle 11:47 minuti e 35 secondi potremmo arrivare al castello. Se non c'è però una tempesta in atto, allora a che ora posso arrivare lì? Se però con una certa tabella di marcia, con una certa. Ma va a cagare! Verdone ha sposato la sorella di Christian De Sica, sì. Hai capito, eh? Qui si scoprono Artalini, mo piano piano. Ma lei era piccolissima, aveva, boh, che ne so, quando ha conosciuto De Sica avrà avuto 13 anni, così, proprio piccolina. Ma lui no, infatti non era contento. Manara, non Contrario, nominare altri grande canali. che ha sposato la sorella di Verdone, non Chi? vorrei dire. Cioè, a me sembra che sia il contrario, che sia Christian De Sica che ha sposato la sorella di Verdone.
Noi cosa abbiamo detto? Sì, sì, che sarebbe Verdone che ha sposato la sorella di Cristina. No. Chi l'ha detto? Meloni. No, l'ha detto la Irene B. Guarda, Isa. Guarda che tu così ti metti contro parecchie persone sempre a di Meloni. Attenzione, Parecchie persone. In quanti siete? Al Cavaliere Nero, ne devi cagar cazzo! Dai, raccontala sta barzelletta, dai. Non è una barzelletta. Magari chi è del Nord, come Graziella non la sa. Del Nord. La sa. È il contrario, De Sica che ha sposato la sorella di Verdone, Silvia. Difatti lui ha fatto anche un film, Io e mia sorella, e si chiamava proprio Silvia, interpretata da Ornella Muti. Io sono contro Meloni, dice Manara. No, la sorella di De Sica ha sposato Verdone. No, Irene. La sorella di Verdone. A me sembrava così, però potrei sbagliare. Vado a vedere. Può darsi che tutti e due hanno una sorella che c'è, voglio dire. è la sorella di Verdone. Io e mia sorella ha fatto troppo ridere. È stato un film. Oh, cazzo, sì, è De Sica sposato con Silvia Verdone, sorella di Carlo, da più di 40 anni. Magari anche Verdone è sposato con la sorella di... No, perché... No, anche De Sica è sposato con la sorella di Verdone, no? No, sì, De Sica... Verdone è sposato con la sorella di De Sica, vediamo. Guarda che... Si sono sposati. Graziella, guarda che mio padre è sposato, cioè mia madre... Allora, si sono scambiati i fratelli, praticamente mio padre è sposato con mio zio che si è sposato con la sorella di mio padre. Si sono scambiati i fratelli. E appunto, voglio dire, magari pure loro gli è successo così. Infatti io con i miei cugini, cioè praticamente compatibilità di sangue, gruppo sanguigno, tipo come se siamo fratelli. Bella c'ha ragione, è come se fosse Antani, pare che stiamo a fare la supercazzola, no? Che bella supercazzola, come se fosse Antani con scappellamento a destra, a sinistra, a bici. Che c'è? La supercazzola si troverà su Google. Vabbè, qualcuno si è sposato, dice Irene. Sì, Irene. No, Verdone è divorziato e c'ha due figli grandi ormai, penso, non so. Alberto Sordi invece ha rispettato in pieno la poesia del Russa. Dice che me vado a mettere estranea dentro casa. Ormai sono arrivato fino a 50 anni che sto da solo. A me mi manca poco, devo resistere per poco, Isa. Non è detto, datemi la forza. Allora, dice Cassandra, ogni nome e cognome che Verdone usa nei suoi film riporta una persona reale della vita di Verdone stesso, un cugino, un vicino di casa, un amico, nulla è scelto a caso. Infatti, mi viene in mente... C'era quello con la vocetta, quello con la voce. Che senso? In che senso? Io tutte le volte che parlo vedo sentiti che so io che imito Verdoni, ma guarda che è Verdoni che imita. Sì, quello lì che è uno che incontrava al bar che frequentava sempre lui. Mimmo, esatto, brava, Mimmo. Esatto. Mogna. E poi l'ha fatto pure recita su un film, non mi ricordo com'era il titolo. Ma questo è proprio abbastanza, come si dice, coatto, questo non mi ricordo come si chiama. Ma che coatto? Parla solo un po' così, mica è coatto. Beh, un po' coattino lo è, dai, un pochino. Doveva andare giustamente alla Dispoli. Ma parlate di Mario Brega? Quello lì? Mario Brega, il grande Mario Brega. Quello di stamano può essere fero, può essere più... Sì, esatto. Poi
C'era pure in Viaggio con papà. No, aspetta, in c'era un sacco di film, un sacco proprio. In un sacco di film suoi, sì, stamano. Sì, ma perché una volta comunque i registi andavano a più. Può essere piuma e può essere ferro. Ma davvero? Bisogna fare l'iniezione, no? Cazzo, e compagni di scuola, io me lo ricordo in compagni di scuola, Mario Brega, no? Che faceva praticamente il cos'era? Sì, compagni di scuola, che faceva il suocero di Verdone, che era, si era innamorato di una ragazzina, no? E che era sposato. Cazzo, lì fa paura Mario Brega in quel film. Sì, è vero, comunque è vero, ogni personaggio che fa Verdone è un po' come Sordi, ognuno ci vede qualche cosa in suoi personaggi. Ma ci pensate, mi sentite? Troppo forte? Allora, aspetta. Cracchia. Aspetta. Burrottaro. Giorgi. Adesso gracchi ancora? No, adesso okay. No. Stavo a dire, ci pensate una volta che ci stavano questi registi che dovevano andare a prendere questi soggetti, andarli a cercare per strada. Invece adesso c'hanno i social ce l'hanno lì invece messi su un piatto d'argento. Cioè non serve più, gli vanno a cercare, capito? Gli cascano, gli ci arrivano loro addosso. Una volta un regista... certi personaggi per studiarli, la società e tutto quanto, doveva uscire, osservare tutto. Adesso si può mettere tranquillamente davanti ai social e vedere quello che cazzo è la società d'oggi. Scusate la scurrilità, ma lo sapete che Meloni non è tanto per i modi gentili. Noblesse oblige. No, comunque è brutta sta cosa. E perché, lo sai perché me ne accorgo? Perché pure a Sanremo, giovani e tutto, hanno chiamato quello dei Greenbaud solo perché vanno a vedere visualizzazioni che c'è su YouTube, capito? Non c'è meritocrazia. Sai perché lo sai? Vanno a vedere visualizzazioni, capito? Ma perché lo sai? Io conosco più gente, è perché è normale, più gente gli porti e più fai audience. C'è una ragione precisa per quello, non la sai o no? Io no, te la sai. E te la sto per dire. Praticamente oggi ogni tipo di trasmissione che passa nella televisione è monetizzata, ma non monetizzata come un canale YouTube, monetizzata con gli sponsor. Pertanto è interesse degli sponsor andare a pescare, a proporre chi gli porta più gente. Esatto, chi gli porta più gente, perché così lo sponsor. E questa si chiama meritocrazia, si chiama? No, si chiama criterio economicistico della società. Megoglioni. Ma Mario Brega iniziò con Sergio Leone, ma tu sai il primo film di Verdone che era bianco... Rosso e Verdone. Bianco, Rosso e Verdone, lo accompagnò... Era un sacco bello, no? È un sacco bello il primo. È un sacco bello, attenzione. Detto, o uno o l'altro, comunque o sono l'altro. No, è un sacco bello il primo. Gli fece lezione Sergio Leone. E lo accompagnò alla prima, oppure al primo Chuck, lo accompagnò lui, insomma, era quasi diventato un padre putativo, diciamo, perché, non so perché, il padre faceva il professore, credo, sempre nell'ambito del cinema. Ma all'epoca c'era un altro tipo di rispetto, Cuore nella tormenta, sai che non lo conosco, Cuore nella tormenta. prima dell'avvento dei social era un altro mondo. Che bello che è, guarda Loisa se non l'hai visto, ci sta Verdone, ci sta Lello Arena, che era praticamente la spalla di Troisi, con la Marina Suma, bellissimo quel film, l'ho visto di recente, che l'aveva messo su Gaetano nel suo canale. Sì, Lello Arena era quello con gli occhi storti. Lello che Arena. Bello che è quel film, mamma mia. C'è un po' di shaming. Eh?
detto quello con gli occhi storti. Lello Arena, sì. Sì, sì, l'ho visto. Infatti mi suonava, però lo attribuisco più a, credo che la regia fosse di Lello Arena o comunque del cast, del giro di Massimo Troisi, Giorgio De Caro, o sì, quelli lì. Credo, regista, non ho idea di chi no, era film di debutto come regista, credo, o Un Sacco Bello o Bianco Rosso e Perdone, uno dei due. No, Un Sacco Bello, sono quasi sicuro. Però aveva un maestro come Sergio Leone, lui andava tutti i pomeriggi a casa di Leone e lui gli insegnava le cose. La smorfia. La smorfia, quanto faceva ridere. C'era un Enzo. No, raga, scordiamo se Troisi è una grandissima perdita, è stato Troisi. Scordiamo se queste cose che adesso come adesso a livello di arte culturale, cinematografica, ma penso in tutto musicale, stiamo messi male, male, male. E poi a me non è che mi piace tanto, Però comunque io penso che se ero un appassionato di musica, cioè mi veniva la depressione. Ma te non l'ascolti proprio, quindi non sai neanche. Ma infatti. No, ma c'è della bella musica in giro, non è che l'Italia è il centro del mondo, Se ti piace la musica, non la trovi in Italia, la vai a cercare. Non è che. Sì, un sacco bello. Adesso come adesso. Prima di quello di Cuori nella tormenta, credo. Mi sembra di ricordare così. Vabbè, comunque che ce ne frega adesso più o meno, insomma. Anita, vuoi venire su a recitare qualcosa en passant? Come dicevo l'altra sera, Anita, come sei bella di Rino Gaetano, come fa? Non è Anita, è Ida. Lo so che è Ida. Sì, e poi morire a 45 anni non è bello, Non è bello, soprattutto per un grande genio. Non è bello. Penso anche meno di 45 anni Rino Gaetano sia morto. No, dicevo di Troisi. Troisi. No. Mi pare che stava a recitare il postino quando è morto. Sì, esatto. All'epoca andava con Natalie Caldonazzo e lei ricordava che lui si è molto speso per questo film e praticamente gli è stato fatale perché si è troppo affaticato e il cuore. Però comunque l'hanno finito lo stesso il film, Per forza, era quasi finito, quindi pensa quante cose ancora poteva fare. Io comunque Troisi certe volte quando parlava tuttora mi ci impegno, ma non riesco a capirlo. No, ma nessuno lo capiva, però si faceva capire lo stesso. Non so che magia. No, è la gestualità. Lui basta che muove le mani, si spiegava. Poi la parola si capiva, poi in più andava con la gestualità e lo captava, il senso si capiva di quello che diceva. Io me lo facevo conoscere dal mio primo marito che era Perrone. È di Napoli? No, era di Avellino, ma capiva il napoletano. Vabbè, ma lo capisco. Avellino. Sì. Vabbè, comunque l'espressività vuol dire tanto. E per un attore sì. Comunque dopo si capì, dopo un po' che cominciavi a sentirlo, facevi l'orecchio, capivi cosa diceva Troisi. Sì, un po'. Anche dopo... Troisi, mamma mia. Dai, non ci resta di piangere. Dovevi fare una sudata che la metà ne basta. Sì, non era... Ma è lo stile suo, cioè non... Io adesso Troisi, se fosse Troisi redivivo, che si mette a recitare in italiano, io non lo saprei. Cioè mi farebbe stranissimo. In italiano. Ma non ci ha mai parlato, nemmeno nelle interviste, quindi non lo sentirai mai parlare in italiano, Troisi. È vero. Pure nelle interviste mi faceva ammazzare. Pare che lui scherzava sempre, la vita sua era così, a scherzare.
ma dicono che perché... poi fosse una persona molto umile, molto umile, il che poi, a me piace. Poi dici che i detti, poi dici che i detti non sbagliano mai, che dici l'erba cattiva non muore mai, quindi noi non se dobbiamo preoccupare, tranquilli. Ma quando, quando l'ha intervistato Pippo Baudo e gli ha detto cosa dici del fatto mi ha fatto morire, cosa dici del fatto che tu piaci molto al sì, io il napoletano gli va, scusa, ma perché mi fai sta domanda? Che domanda è? È normale che io piaccia alle donne, ma se io fossi un che ne sordi. Cos'è che dice? No, dice, se io fossi un animale, non, non mi ricordo più che animale ha detto. Ah, allora... no, no, perché, ossia, no, perché ha detto, tu sei un uomo che piace alle donne. Sì. Gli ha detto, grazie al cavolo, sono un uomo, non è che sono un animale, non è che sono un cane, un gatto, che non posso, sono un uomo. Ma è bellissima quell'intervista, fa pisciare. Ma poi anche quando faceva gli interventi politici era proprio intelligentissimo Troisi. È vero. Non so chi... Aspetta, più che intelligentissimo era fine nella battuta, te la buttava lì, capito? Te la appoggiava... non si sa spiegare. È una cosa strana, infatti visto che andavamo su con Benigni, andava d'accordo con Benigni. Quali sono le... Benigni non c'è, tra Troisi e Benigni secondo me c'è un abisso proprio, non c'è, però il film che hanno fatto insieme è venuto benissimo, non è uno dei più belli della storia del cinema italiano sicuramente. Vabbè perché mo tu c'è sti pregiudizi contro Benigni, lo sappiamo tutti, Graziella, lo sappiamo tutti, dai, su, lo sappiamo tutti, non ci venire a dire che no. Che pregiudizi, ci avrai i gusti suoi, no? Si chiamano pregiudizi, allora, pregiudizi. Di dire che io abbia dei pregiudizi, si è informato del fatto che io ho visto tutti i film di Benigni, tutti. E che c'entra? Perché quindi mi piace Benigni, mi piaceva Benigni, non è che mi dispiaceva, però rispetto a un Troisi, secondo me è un nano, cioè è Troisi che è addirittura un nano. Secondo me sì, secondo me Troisi è troppo un gigante, cioè Troisi secondo me è paragonabile a un Vittorio De Sica. Sì, ma non me puoi dire... No, Graziella. Fai parlare. Questa è la mia opinione, poi... Non so. Sì, è la tua opinione, ma non la condivido. Dico pienamente che non la condivido. Rispetto a Verdone, capito? Per me Troisi, un gigante anche rispetto a Verdone, non... Poi mi piacciono tutti, mi piace Verdone. Adesso, mi piace... Vabbè, adesso stavamo dicendo Troisi, Benigni. Non stavamo a dire tutte. Amanda Troisi, Benigni, Amanda se gli dai un voto, stanno di mezzo voto che discordano. Non puoi... Amanda Sandrelli, Irene, io lo devo chiudere, gli devo cucire la bocca perché non fa parlare. Amanda Sandrelli ha fatto Non ci resta che piangere, che faceva quella con la palla. Che bel gioco fa, come funziona? Niente, tu lanci la palla. Vi ricordate quel pezzo? Bello. Sì, ma comunque guarda, io no, sicuramente Troisi era migliore, però c'è dei momenti che non saprei quale scegliere dei due. Per esempio La vita è bella è stato un film che io sono rimasto... No, vabbè, comunque Isa, concordi con me che Graziella non può dire... Da un Troisi un film come La vita è bella? Adesso mi viene in mente perché domani è la giornata della memoria. Quindi concordi con me che Graziella non può dire che Troisi che è quello è un nano? No, mettiamoli lì. Poi no, cioè, no, a livello no, di gusti, no. A livello di gusti uno può dire quello è mezzo voto in più, quello è mezzo voto in meno, uno in meno, uno in più. Ma no che uno è grandissimo e quello è nano, come ha detto lei. No. No, lei ha detto che Troisi confronto a Benigni è Benigni è un nano. E esatto. Quindi è un suo gusto. Okay. Non è che ha detto che Benigni è un nano,
a prescindere, capito? Bisogna che stai attento, perché l'italiano... Non ho capito sta cosa del nano, nano a prescindere, vabbè. Cioè, insomma, ci sono, voglio dire, degli artisti che hanno una certa levatura e poi ci sono degli artisti che ne hanno un'altra. Io sono, quindi, per esempio... Tu non, grande... cioè, non è che stiamo a di Troisi e... Ah, prendiamo uno che Battista, è il mio debole, no? Per esempio, prendiamo uno che è il mio debole, che è Renato Pozzetto, no? Io amo... Appunto, non è che stiamo a di Troisi e Renato Pozzetto, Pozzetto, stiamo a di Troisi e Benigni. Sì, ma secondo me Benigni è allo stesso livello di Renato Pozzetto. Ma vaffanculo, ragazzi, lo vedi che c'è pregiudizi? Lo vedi che c'è pregiudizi? Non perdere come regista, perché poi come regista è un altro discorso. Come attore, secondo me Benigni è allo stesso livello di Renato Pozzetto, che non vuole dire che non... Ma questa è matta col botto. No, io abbandono la live perché... Questa professoressa dice queste cose, io mi sta a dire che Benigni è come Renato Pozzetto. Ciao a tutti, buonanotte, buonanotte chat, buonanotte a tutti, ciao. Ma cosa dici? Ma scemo? Che cazzo, è la mia opinione, non ho capito io. Questa è la mia opinione. Cioè, ci sono degli artisti che sono dei giganti e degli artisti che sono bravissimi, ma non sono... Secondo te, magari secondo un'altra persona può essere totalmente diversa. Chiaro, ma è una, me lo scrivo, a me non è piaciuto neanche come lettore della Divina Commedia, per esempio Benigni non mi è piaciuto per niente come lettore della Divina Commedia, cioè nel senso, Albertazzi secondo me era migliore, però vabbè, questi sono gusti, sono gusti. La prima volta mi è piaciuto, poi dopo però già stancava, l'avrà recitata 50 volte. Ecco, Dario Fo, vedi, non abbiamo citato Dario Fo, un gran genio pure. Grandissimo. Il gran lo di Dario Fo, eccezionale. Mistero buffo. I primi lavori di Dario Fo. Mi fa stranissimo, guarda, mi fa stranissimo. Cosa? Davide, che se n'è andato così, mi fa stranissimo. Vabbè. Guarda, manco me legge poi. Aspetta, mi paragona Benigni. Ma sì che sono opinioni. Dai, cammina, vieni su. Scusa, se non lo so, se uno mi paragona, che ne so, Al Pacino a... Scusa, è un altro grande attore, ditemene un altro grande, a Gassman. Io ti dico Al Pacino, perché Gassman era bravissimo, era veramente un nell'Olimpo, ma Al Pacino secondo me è ancora più su, grazie anche al doppiatore che è Giancarlo Giannini, che è già nell'Olimpo. Ma può essere, è una mia opinione, un mio gusto, de gustibus non disputandum est, giusto professoressa? Yes. Dai, cammina, vieni su. So, per esempio, tra gli attori italiani io preferisco 10.000 volte Tognazzi a Gassman, se vogliamo andare in quella generazione lì. Perché Tognazzi poteva fare 5 milioni. Tognazzi era pari ad Alberto Sordi. Gassman era bravissimo, però secondo me era molto... Cioè, c'aveva un quel quid in più, c'aveva Gassman. Sai che cosa aveva Gassman? Era bello, era bellissimo. Era anche molto bello da giovane, sì. Mentre invece Tognazzi, no, non è stato mai bello. Però Tognazzi in film come Amici miei, come l'altro, cos'era? Il commissario, com'è che si chiamava? Il commissario Pepe si chiamava, quello dove faceva... È stato bravissimo. In Amici telefoni miei. telefoni bianchi dove fa il fascista, bastardo, schifoso, e c'era un Gastone Moschina in quel film, mi sembra un Gastone Moschina, se non torna è perché deve andare in un'altra live a Davide. La grande buffata l'hai visto? Con Tognazzi, sì. Tognazzi è stato fatto 5 milioni di personaggi tutti diversi tra di loro. Esatto,
Invece a Gassman gli facevano fare per un periodo, gli hanno fatto fare molto spesso dei personaggi un po' antipatici, un po' troppo tronfi, no, di sé, mentre lui invece fondamentalmente era un timido, così si racconta, ma l'ha detto anche lui, lo disse anche il figlio, quando lui andò in depressione perché lui non voleva invecchiare, quindi c'era una componente anche narcisistica. Era un po' complicato, ecco, eccolo, è riscappato fuori, è ricicciato fuori. Irene, sbagli le cose oggettive, ne devono rimanere. No, no, Davide, qui non ci possono essere sulle preferenze fra un cantante e un altro, fra un attore e un altro, non c'è una cosa oggettiva. È questione di gusti. Ci sono opinioni prevalenti e opinioni magari meno prevalenti. Su un'opera d'arte puoi dire c'è un'oggettività, il Davide di Donatello, per dire, è oggettivamente un'opera d'arte bella, che non puoi dire no, non mi piace, preferisco la Giotto, per dire. Tutti abbiamo preferenze, ma infatti non vedo perché se l'è presa così tanto. Dai, vieni su, forza. Ma è a te che c'hai la... Aspetta, no, ho sbagliato. È a te che c'hai una ventola che ti soffia vicino, la ventola del PC. Sì, credo di essere io, sì. Dipende da cosa si parla, infatti. C'è un'oggettività in alcune cose, c'è un'oggettività, una soggettività in altre. Adesso mi vuoi dire che ti sei offeso, ma dai, ma no, non si offende. Credo. No, non si è mai offeso, Davide. Ma sì, non è. Però su sta cosa, chissà, se di che boh. Si vede che c'ha che è un fanatico fan di Benigni, magari sai, è il suo idolo e quindi non gli piace che si parli di Può darsi, Benigni e altri che attori che per lui sono inferiori. tetra. Anita, 4 volte che te lo chiedo. A un passante, c'hai mica mica lì una poesia, lì in un angolino, a sinistra, a sinistra, a sinistra. Ecco. Perché sh? No, vabbè, quando è una cosa oggettiva, oggettiva. Dai, è tipo quando uno dice uno è bravo a giocare a calcio. Se uno non è bravo, non è bravo. Dai, non mi puoi paragonare una bozzetta a Benigni, dai, su. Sono gusti, No, sono a gusti. livello di spessore, spessore proprio culturale, non mi puoi paragonare. Ma evidentemente a Graziella, non piacendo molto Benigni, A me lo piace Benigni, io ho visto tutti i suoi film dall'inizio, Il piccolo diavolo, Johnny Stecchino, Il mostro, tutti, li ho visti tutti, quindi mi piace Benigni, mi è sempre piaciuto, però non lo ritengo sto grande attore che tutti dicono, cazzo, non lo ritengo così, per me è alla pari di Pozzetto, del quale ho visto anche tutti i film, al Vabbè. pari di un Verdone, capito? Del quale ho visto... Opinione tua, come Chiaro, dicevamo esatto. prima. Non è mica Opinione. opinione del Papa, opinione mia, è chiaro. Ah, sei a letto? Ah, Però ok. da una professoressa pensavo, mi aspettavo un'opinione un po' più Ma oggettiva, diciamo. che c'entra? Ma qui Io, lei non è... le opinioni per definizione non possono essere oggettive, sono doxai. Ma che c'entra che Ma che professoressa? vuol dire? Una professoressa, lei qui è Che una... A io. scuola è una professoressa, qui è una Ma comunque... che sta a dire? Isa, parla per te. Io avevo un cliente Simone, che era Simone, professore perché c'aveva la cattedra e quando veniva lì io mi sbagliavo, invece il professore gli dicevo dottore, mi dice ah, quale dottore? Io ho la cattedra, sono professore, ma vattene a fanculo te, dottore, professore, vabbè, ma qualsiasi vescovo, vescovo, prete e controprete. consegue il Che cazzo titolo. c'entra questo discorso?
No, era per dire che perché ha detto perché dici sempre professoressa e professoressa? È perché mi hanno traumatizzato su sta cosa. Che quando uno è professore e c'ha la cattedra, ci tiene che. L'hanno scoperto gli altri, non è che se io sono venuta qua ho detto oh, silenzio, fermi tutti, io sono professoressa. A me mi sta anche sul cazzo quando mi chiamano professoressa nel contesto di YouTube, a me mi chiamano così sul lavoro, ma non Non è che posso fare questo è vero. un No, aspetta, ho sbagliato, scusa, dov'è? Simona ti dice, neanch'io ritengo benigni tutto sto granché. Sì, Questo, vabbè. questa sera sono tutti colpi al cuore per Davide. Ma no, no, ma sicuramente non sarà storia anche che è, però a livello di spessore e tutto quanto, per i film che ha fatto, per la carriera, per gli Oscar, è come un calciatore, regà. Ma io scherzo, ne ha preso uno. È come un calciatore, Possetto, ma dai, ma su, dai, su, ma, è come un Non poteva calciatore. Possetto Tu prendere un Oscar perché non ha vuoi dire tutto fatto quello film, che la vita è bella. ti pare, ma poi devi guardare i risultati, lo spessore, le cose, capito? Poi che quello è più bravo, ce ne stanno tanti più bravi, magari sia De Benigni che De Bossetto, tipo Leonardo DiCaprio, Purello, ma in Oscar c'ha avuto. Quello Purello, che ha fatto di male? Vedi, pure Bela Lugosi dice, ad esempio, a me non piace Mina, ritengo Patty Pravo molto più interessante. So gusto. Anche se oggettivamente Mina ha una voce che spara, e quello è oggettivo che c'ha una voce della Madonna. Però, vedi, a lei piace Patty Pravo, a me Mina lo stesso. Io preferisco Mia Martini perché Mia Martini cantava col cuore, Mina canta più con la tecnica. Mia Martini sì, cantava con la tecnica, ma ci metteva il cuore anche perché era provata da tante cose della vita, eccetera, eccetera. La vita è bella, è un film stupendo, ma per il resto è un attore mediocre, punto di No, vista se mio. dice la vita è bella perché varia e tutti la pensiamo in modo diverso. Pensa che è brutto se tutti la pensavamo uguale e adesso Allora non perché te potevamo ne stare qui a discutere. appunto Meloni, esattamente. Perché te ne vai da Lengaut tutto stizzito? Ma perché a me mi piace fare lo stupido, lo sai, Isa? Ah beh, beh. Ah, beh. No, ma avverti perché gli altri non sono abituati. Io ormai E si a abituassero. sta bestia qui ci sono abituato. Allora com'è? Quando mi butti giù te, devo essere abituato e quando esco io, devo Sei essere... abituato, E come infatti. famo? Com'è? Quando... Qui sono un culamo, qui te se inculano, qui sono un culamo. Beh, però mediocre proprio Simona. Vabbè, comunque de gustibus sempre. Vabbè, diciamo che ormai stasera è andata così, ognuno può dire che... Che ne Ma so. sempre, non è che stasera ognuno può dire quello che No, vuole. no, però non puoi dire che è una persona che davvero io mi posta sul cazzo quanto mi pare. Ma se c'è il cervello e comunque dimostra con i fatti che comunque sia ci sa fa, cioè ti posta sul cazzo quanto mi pare, ma lì gli devi dare atto. Cioè è lì che a me mi dà fastidio, quando le persone non devono dare atto per una cosa, allora dice no, io mi sta sul Fai cavolo e basti non al gli devo contrario dare. se fai te Ma forse io, a me mi piace, lo sai, a me mi piace. allora può piacere anche agli altri fai basti al contrario ma Ma fatemi no così grevemente. oh crevemente ma ma... scusami Benigni è uno che fa come si dice un'azione artistica giusto? Fa l'attore allora se lo vogliamo giudicare come regista prendiamo La vita bella, quello è un altro discorso ma se lo giudichiamo come attore e ti parla una a cui piace, a me piace Benigni come io ti dico, ho visto tutti i suoi film però lui fa sempre il solito personaggio, il toscano un po' scemacchiotto, capito? Che faccia il mostro che No, faccia, faccia assolutamente no, assolutamente secondo me sì secondo no. No, me fa assolutamente no. A l'interno. me c'è stata una cosa che mi piace molto, una scena che recita Benigni, quando recita la cosa dell'uccellino che è andato dalla madre e dice della poesia, e è andato dalla madre e dice non riuscivo a spiegargli quello che provavo, e da lì dice mi è partita la passione per la poesia. Riuscì a spiegare le emozioni che provavo, perché attenzione ragazzi, riuscì a esternare le emozioni che uno prova non è da tutti, sai quante persone se le tengono dentro e gli fa più male che bene?
Invece la poesia esterna le cose, buttarle giù, esternarle è uno sfogo. Parlare, interloquire, cazzarare, fa lo stronzo. Almeno comunque è una valvola di sfogo. Invece c'è tanta gente che se li tiene dentro. E quello vola di Benigni. E tu vedi che tu dici è solo il toscano, coglione, che vuole solo fare tricche tricche tipo Totò. Guarda che bello! Si vede l'ombelico! Non è così, Graziella. Totò è Sei un altro superficiale. discorso, secondo me. Cioè, non c'è paragone neanche tra Totò e Benigni. Adesso se ne va ancora. No, no, Vabbè, sto qua, che me ne almeno se vado. ne può andare, perché soprattutto. Comunque, questo discorso che fai te, giusto, però tu tieni conto che se uno fa l'artista, cioè fare l'artista è un privilegio, proprio perché chi fa l'artista ha la Riuscì possibilità a di essere. trasmettere un'emozione, quello. Di Come comunicare diceva in maniera Isa prima, artistica e di dare corpo alle proprie emozioni. come Quindi diceva non Isa prima vale che l'altro, cioè Troisi, Benigni, Pozzetto, Totò, che cazzo, sono tutti artisti, tutti danno corpo alle loro emozioni, per quello che è un privilegio far l'artista. Ah, sì, quello sì. Poi ci stanno quelli di un certo spessore e quelli meno. Vabbè, dipende quali sono i Se io ho vinto un Oscar, che sarò più tu bravo di te, come giusto? spessore. Non è detto, Giusto non è o no? detto. No, non Giusto è detto, non è detto, perché lì o no? l'Accademia. Vabbè, allora Però ho rimettiamo in discussione capito, cos'è che tutto. ha Ha detto che se io ho vinto un Oscar e tu no, io sono più bravo di te, il che No, non assolutamente no. Allora anche il premio Nobel, cazzo, che l'ha dato a quello che ha inventato la bomba atomica, voglio dire, che cazzo vuol dire questo? È una giuria, non significa assolutamente niente, è un gruppo di persone che decide e come abbiamo visto soprattutto negli ultimi anni, i motivi per cui danno gli Oscar sono spesso anche di natura politica. Sì, Vabbè, la Accademia allora se non ci si abbiamo, organizza un se po'. non ci abbiamo un mezzo di paragone, come facciamo a valutare? Appunto, è soggettivo, è soggetto a opinioni. Allora tutti possono dire tutto. E certo, Quindi, esatto, vabbè. Tutti di possono dire fatto. brutta storia questa. Eh no, Ah, se mi viene a dire che un Oscar non conta un cavolo, vabbè. ma guarda, conta molto di più, cioè non molto di più, però già A avere una me, oh, ma nomination, magari mo danno a me, Oscar. fammi finire. Avere già una nomination ad Hollywood è già come quasi aver vinto un Oscar, quindi si alza il cachet, ti chiamano i registi, è importante avere una nomination, poi l'Oscar è chiaro, ti consacra proprio. Prego, parli pure. No, era per dire che mo no. Non sdommavo pure l'Oscar che conta un cazzo, cioè, attenzione, è tipo, cioè, allora, per Incarciatore non conta un cazzo a Scarpa d'Oro, non conta un No, cazzo alla Coppa, non puoi conta fare un questo cazzo ai paragone, trofei, è solo gioca bene, è non solo puoi gioca fare bene. questo paragone perché bene o male i giocatori di una squadra di calcio chiaramente competono con squadre di tutto il mondo, viceversa nel cinema non è così, perché io per esempio sono innamorata di un regista degli anni 70 tedesco, che era un comunista, si chiamava Rainer Werner Fassbinder, ha fatto più di 40 film, uno più bello dell'altro, secondo me, e a questo di presentarsi a Hollywood non gli passava neanche per l'anticamera del cervello, e a lui non gliene fregava assolutamente un cazzo di avere l'Oscar, e infatti non l'ha mai preso, però secondo me ci sono almeno 5 film di Fassbinder che sono tra i film più belli che io abbia mai visto. Proprio come spessore, come cultura, come messaggio, cioè, però che cazzo vuol dire l'Oscar? L'Oscar è una cosa hollywoodiana, ci sono film coreani, ci sono i film di Bollywood, per esempio, di quelli indiani, e questi mica competono con l'Oscar, che cosa vuol dire? Però sono bellissimi. L'Oscar non vuol dire assolutamente un cazzo di niente, è una cosa hollywoodiana, ci può essere indicativo per farti andare a vedere un film piuttosto Graziella, che un altro. non ti vorrei deludere. Ma purtroppo per fare un film ci vogliono milioni e milioni di dollari e di euro. Quindi, Da cosa fai? se tu dici che
un film fatto in Corea del Nord può essere fatto meglio da quello che è? No, perché non c'è mercato. È come nel calcio, se come dicevamo prima, visualizzazioni, perché dove stanno più visualizzazioni? Che ci fai con film? Mo mia madre pure se sta a vedere qua serie turca e tutto quanto bella, perché è bella, ci avrà la trama e tutto, ma c'ha delle inquadrature che apri di cielo. Cioè, manco mio fratello d'8 anni fa inquadrature così, oh. Mo per dire una cosa, Comunque, in Corea, del parliamo cinema solo turco. della Corea del Nord, perché nella Corea del Nord non si sa un cazzo. Parliamo della Corea del Sud. Nella Corea del Sud ci sono dei registi bravissimi, uno dei quali ha preso anche un Oscar. Non so se l'hai visto, per il miglior film straniero, con Parasite. Hai visto Parasite? Sì. Hai visto Parasite, Isa? Sì. Cazzo, filmone da paura, bellissimo. Cioè, quell'Oscar lì secondo me è stato imbroccato, però io ho visto un sacco di altri film a cui è andato l'Oscar che facevano cagare, cioè che comunque non erano niente di speciale. Ah, scusa, Irene ci sta salutando. Saluta a tutti. Comunque, vi se ah, Buonanotte. da sotto le copertine. Ah, dice poi Bela, ma lo stesso Benigni in una trasmissione di Bonolis disse che quando recitò contro Isi ne fu onorato perché lo considerava uno dei più grandi attori italiani. Ma tra l'altro, Benigni scrisse una lettera a Troisi, veramente una cosa che commuoversi è dire poco, veramente ha descritto proprio com'era Troisi, che non gli ha fatto conoscere pizza e mandolino, capito? Non gli ha fatto conoscere le preconfezionature, diciamo, Ma del poi Benigni non. Benigni è quello che viene considerato un animale da palcoscenico, raga. Lo butti in mezzo, gli puoi mettere davanti pure il papà, o bacia in bocca, gliene frega niente. Dai, ma di che stiamo a parlare? Comunque era anche un bell'uomo, Troisi, eh? Porca miseria. Sì, Porca miseria. Ci ha avuto sempre delle donne bellissime, poi. beh, ci credo, cazzo. Immagini uscire contro Isi, cioè. Sì. Oltre che un figo, era uno che faceva anche ridere, voglio dire, ti divertivi. Sì, penso, beh, poi sai, i comici al di fuori, chissà. C'aveva la fossetta sul mento, sì, alla Kirk Douglas. Kirk Douglas è morto a 102 anni, quanto c'aveva? Ah, quindi a voi donne la fossetta sul mento fa sangue? Sì, Adesso fa negli sangue. uomini sta bene, a me piacciono, Ah, anche Nuti aveva la fossetta sul mento, esatto, povero Nuti. poverino cazzo. Non è morto, no? Ah sì, che è morto recentemente. Ah sì, forse sì. Morto recentemente, ma tipo ottobre, settembre è morto, eh. Aspetta che Sì. ci guardo. Lì pure che c'era il Vabbè, badante che picchiava, comunque poverino. c'aveva una sorta età, non è che era proprio. Avrà Cioè, aveva quando c'è. 60 anni, Ah, eh? Anche 60. meno ne aveva, anche 56 ne aveva. No, no, Francesco Nuti. Francesco Nuti sarà stato del 65, 63, non so di quando era. Comunque piccolo di non meno. era vecchio. Vediamo. È del 55. Ah, beh. Quindi Quindi ce n'aveva 60 e poi passava. 65, Porca 65. miseria. Ah, eccolo. Sì, Ah, vabbè, ma stava è male. morto l'anno scorso, il 12 giugno del 2023 a Roma è morto. È nato a Firenze il 17 maggio del 55. Comunque, secondo me era più bravo come regista, perché ho visto un film suo come regista, che cacchio era? Aveva fatto un film che. Mo che sto a vedere la faccia, mi ricordo, perché io i nomi non mi ricordo.
Ricordate quando minacciò il suicidio perché nessuno lo ingaggiava per fare film, che ci fu una polemica? Sì, che andò da Maurizio Costanzo. Esatto, io l'ho visto lì. Perché lui in quel periodo era alcolista. Sì. Aveva avuto problemi di alcolismo e questi l'avevano saputo, non lo chiamavano più. Esatto. Buonanotte Bella Lugosi. Ciao Gioia. Beh, qui tutti i nomi sparsi, Giorgio, Fabrizio che si chiama Giorgio, Bella che si chiama Giorgia Fabricotti. Giorgia Fabricotti era la come si dice, era interpretata da Anna Magnani in un film, era insomma un'interpretazione che vedi pure Ad Maiora, è colta la Bella, perché non tutti sanno che Ad Maiora si scrive con la I, e perché ci mettono la I lunga a volte, vero Graziella, hai mai notato? No. Qualcuno ci mette la I lunga, ma gli antichi romani non conoscevano la I lunga, perché dall'invasione di Barbari, che da, insomma, non mi ricordo male, mi sembra di no. Ma a me, Isa, mi sembrava che avevo sentito che te pure quando eri piccola te truccavi, che i trucchi non esistevano, dovevi farli con le pietre. Come facevi per fare i trucchi? Oh, l'hai detto te prima, che quando eri giovane dovevi fare i trucchi con le... Venga avanti. Oh, l'hai detto te, mica ho detto io. Stavo scherzando. Sbriciolavi le, come si chiamano, le scarafaggi rossi, come si chiamavano? Le cocciniglie, bravo. Cocciniglie. Per fare i rossetti e il farbo. Quante cocciniglie hai ucciso questa sera per fare il tuo rossetto, Isa? Diccelo. Ma erano da allevamento. Erano da allevamento. Sì. C'è una tipa che ha un canale che praticamente costruisce trucchi come facevano nell'antichità, no? Ha fatto anche vedere come si costruisce il rossetto. Il no, non glielo dia Isa, per favore, non glielo dia. No, perché sarebbe una cosa invece che è biologica. Biologica. Era di una bellezza. Che bello che era. Annalisi, posso dire che era della mia non sì, solo regione, ma proprio provincia di Ancona. Io la trovo la donna più carismatica di quei tempi, una bellezza proprio. Vai pure te, Anna. Ciao, buonanotte. Grazie per la compagnia. Ma è veramente Annalisi. C'era qualcuno che le disse: con quella bocca lei può dire di tutto. Fece la pubblicità del dentifricio. Con quella bocca lei può dire quello che vuole. Però davvero c'aveva begli occhi, una bella bocca, un bel nasino, era tutta bella. Ma anche perché da anziana recitato faceva la regina Caterina De Medici in quel film che io facevo vedere a scuola, era il film La Regina Margot, dove parlava praticamente delle guerre protestanti in Francia. Non so se l'avete visto. No, questo no. Beh, vedete, Lucas, bellissimo. Un sacco di fiction che lì si è un po' svalutata, diciamo, perché quelle cazzatelle un po', ecco, Meloni cade, stavolta è caduto, non è... Poi ha preso strano stavolta. Torna Melons, ma proprio per come parlava che incantava. Sì, aveva anche una voce particolare, è vero Monia, una donna elegantissima anche. Eccolo Ari, eccolo, lo faccio salire. Lodi pollice verso, ma sì, dai. Ma sì. Che ore sono? 12:15. Che ore sono? Scusa? 12:27. Che hai detto, Graziella? 12:27. 12:27. Che 12? 00:27. Sì, mezzanotte, semmai.
Graziella, ci sei? Sei connessa? Beh, sempre 12 il numero, sempre 12. Insomma, è 12, cioè io guardo l'orologio e fa le 12 e 27 il mio orologio. Ma come fa le 12 e 27? No. Poi non sono le 12 mezzogiorno, sono le 12 mezzanotte, cioè le 24. 12 p.m. 12 p.m. Che cazzo, è arrivato Meloni che vuole... Cioè, rompi il cazzo anche su come uno legge l'orologio, Melone. Melone. Allora, ah, è mezzogiorno e mezzo. È mezzogiorno e mezzo. Luria, questo qua. Oh. Ma Graziella, è mezzogiorno e mezzo. Volevamo buttare giù volevamo mettere l'acqua a bollì, buttiamo giù la pasta. Si fa un po' di spaghetti aglio olio. Ecco, immaginavo. Sì, AM perché infatti dopo la mezzanotte è mattina, è come se fosse mattina, quindi è AM. No, ti ancora con questa storia, Cassandra, abbiamo già parlato, 12 p.m. Ma se le superi... No, è vero, 12 p.m. è mezzogiorno, è vero. Invece 12 a.m. Mezzanotte. Professoressa, da lei... Afterom. You speak English? Afternoon. No, io lo so l'inglese, però insomma... ecco, vedi, anche post-meridie, post-meridie, giusto, post-meridie, da lì AM. Proprio per come parlava che incantava, ma chi cantava, scusa? Incantava la Virnalisi. E come parlava che incantava, che... parlava tutta così, tutta sexy. Te l'immagini Graziella fa tipo ASMR. Graziella, facci un po' sentire come fai, tipo adesso. Tu sei un asino. No, insultando. Non sto insultando, sto leggendo la poesia di Mario Marenco, non ti sto insultando. Vedi che hai i pregiudizi, li hai tu. Sei pieno di pregiudizi. Sto leggendo, tu mi hai detto fai l'SMR, ok. Ti sto leggendo la poesia di Marenco, non è rivolta a te. Non è rivolta a te, perché te la senti addosso? Cioè la cosa di padre, Melone. Prima quando l'ho letta. Tu sei un asino alla coda, quando ti volti dietro vedi la coda, quando guardi avanti tu vedi la via, tu vai per la via, tu vai per la tua via. Tu sei un asino, tu fai i, tu fai o, tu fai i o. Asino paziente, asino nostro, hai le tue fissazioni, hai le tue delusioni, ami ficcare la testa nella greppia e masticare la biada e pensi e guardi col tuo grande occhio languido e tu fai piaciuta Melone. No, ma se stiamo facendo ASMR, cioè stai tutta lì e poi mi rovini con... per svegliare gli astari. Grazie per... Buonanotte, sì. Anita Rainbow. Prossima volta vieni tu su e reciti, dai, perché lei si vergogna, ma non c'è niente... Vergognati, nessuno, che poi si è fatto già teatro, che tra un po' qui diventa un laboratorio teatrale, magari.
Io faccio la talent scout. No, esatto, l'ho scoperto io. E ho scoperto io che sai anche leggere. Cioè no, che sai leggere poesie. No, che sai leggere, basta. No, perché sembra sai leggere, punto. Hai capito, Anita? L'ho scoperto io, Pippo Baudo. Pippo Baudo, l'ho scoperto io. Cazzo, Pippo Baudo è proprio andato in pensione, sparito. Oh, ma quello non muore più, ma che l'hanno imbalsamato, mi sa. No, dico, Pippo Baudo è uno degli ultimi che non muore più, l'hanno imbalsamato. Quanti anni ha poi? 80 e qualcosa. Sì, era un po' più giovane di Costanzo. Costanzo quando è morto aveva 85. Sì, 85. E lui ci avrà 82, così. Comunque ha superato gli 80, secondo me. Vabbè, io comunque do buonanotte a Anita che gli ho data. Non me la descrive, quindi io do così. Buonanotte, Anita. Ma infatti, Anita, come sei bella. Anita. Ma quando mai Rino Gaetano ha cantato? Ma sì, Graziella, perché... come sei perspicace, te, guarda. Perspicace, sì, soprattutto. Perspicace. Ma lui ci fa apposta, secondo me, a sbagliare i termini. Stupido, eh? Chi lo stupido fa? Chi stupido fa, certo. Con la piumetta. Però anche stupido fa chi stupido è. Ma sì, ma è il bello è riuscire a confondere le persone che non riescono a capire quando fai lo stupido, quando ci sei o quando ci fai, capito? Non, cioè... Problema è che se sei stupido non è che puoi, cioè, non è che puoi fare l'intelligente, invece l'intelligente può fare stupido. Infatti una frase di Woody Allen che diceva: l'intelligente può fare l'imbecille, ma è del tutto improbabile che succeda l'inverso. Cioè un imbecille non può fare l'intelligente. Concordo. Ma un intelligente può fare l'imbecille. Bello. Anche un Woody Allen mi piace. Poi dipende quanto uno vuole fare l'imbecille, eh? Perché se uno si impunta che vuole fare, oh, è porca miseria. Di base devi essere intelligente, perché sennò non puoi fare il telefono. A me. Chi è stora? Vogliamo sapere. A quest'ora ti telefono. Fatemi i cazzi vostri. No. Voglio sapere io. Io a quest'ora se mi telefono non mi spavento. La notte è giovane. Sì, certo, un viver. Lui finita qui la live, lui va a vivere. E va. Ti ci ha mannato. Come fa? Il primo cittadino. Non sai la gente che ci sta. Amico mio, tu dici che te ci ho mannato io. E va. Sapessi quanta gente che ci sta. A me piaceva tanto Proietti quando cantava Numero un pel ca, che faceva le cose del francese, no? Numero un pel ca, Numero un pel ca. Guarda come ce la ride questa. La canzone mi sembra era tipo Le Feuille Morte, una roba del genere. Sì, sai quegli chansonnier francesi, io non li conosco. Era anche molto famoso poi da piano bar francese. Da piano bar francese. L'ha cantata anche Yves Montand, ma non credo che non era di Yves Montand. No, non cantava Numero un pel ca. No, voglio dire Le Feuille Morte. Giulietta, allora, tu puoi paragonare
Benigni a Pozzetto e mo Isa non può ti che non me non perca, non può essere paragonata. Mi dissocio io. No, no, io non sto dicendo questo, sto dicendo che secondo me questi qui non cantavano Non mi rompe il ca, che secondo me è la migliore però di questi qui francesi. Vabbè, Ti facciamo cagare. immagini quelli che cantavano e non Francesi me non lo mi piacevano, perca. però questa sì. Però io mi ricordo, mi sa che mio marito aveva ancora, cioè io ho ancora proprio il disco, il vinile di questo Nemechite Pa era. Esatto, Non lasciarmi, era Nemechite Pa. Nemechite Pa, cioè mi sono però un perché. come assonanza ce l'hai, ne chitte pa e non me lo perca. Nemechite Pa, non me romper ca, Perons, non me romper ca, No, mi oh dissocio. Maronna mia, non me romper ca. Ehi, yam, 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 yam. Yam, Furigoli, yam, yam. furigola. La gente che passa di qui un attimo così per sbaglio che guarda la Guarda chat. Graziella che si ammutolita. No, no, volete che canto Beh, ma yam, 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 no, 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 cantaci, cantaci. yam, 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 y
Canta che Pavarotti funicolà, eh? Oh, sì, sì. Pavarotti ha cantato tante canzoni napoletane, a voglia. Sì. Grande Pavarotti. Di cosa è morto lui? Non mi ricordo. Aveva un sempre tumore. Roba di cuore. No, non tumore, è morto di cuore. Ah, di cuore. Ah. Cazzo, è morto di cuore, giovanissimo anche lui, eh. Quanti anni sì. È, poverino? Che perdita. Sì. Che perdita. Dicono che uno dei più grandi, io non me ne intendo. Nel 2007, nato nel 35, morto nel 2007. Quanto aveva? Non ci fai conti. Fatti i conti, quanto aveva? 2005? Aveva 72 anni. Insomma, non era... Anzi, era... Non era vecchio, ecco. Non era vecchio, eh? Oh, no. Eppure la moglie, insomma, Nicoletta Mantovani, c'ha la sclerosi multipla. Che sia stato il più grande tenore della storia della lirica, poi io non me ne intendo, però insieme a loro facevano i tre tenori, no? Domingo, Placido Domingo, che era prima il compagno della Ricciarelli, prima di Pippo. E comunque posso dire una cosa, l'altro che era Carreras. Comunque posso dire una cosa, mo alla fine noi italiani siamo i primi che seguiamo per culo uno con l'arte, se insultiamo e tutto, però nel mondo della lirica siamo i più forti, nel mondo della cucina siamo i più forti, nel mondo del calcio no. Beh, dai. Ma poi non me ne frega niente del calcio. Vabbè. Nel mondo comunque dell'arte, di tutto siamo più forti. Ma ogni tanto ci farà un po' bene darsi un po' delle arie invece sempre di starsi lì a insultare, a fare cosa. Beh, la moda italiana nel mondo mica è... Cioè, a moda. Non è che se lì se non si danno le arie, se le danno. No, dice. L'italiano medio non c'ha sto orgoglio, cioè noi, ti faccio un esempio, io sono da Roma, scusa, e sono orgoglioso di essere a Roma, quelli da Roma vanno in giro, quando vanno all'estero quelli da Roma si mettono la maglietta da Roma perché sono orgogliosi e fa vedere che loro sono da Roma, cioè l'italiano in generale non ce l'ha questo orgoglio.
non ce l'ha questo senso di appartenenza che c'ha l'inglese, il francese, il tedesco. Non lo so perché. Perché non ce l'ha? Siamo una nazione giovane, cioè abbiamo 162 anni e quindi non abbiamo ancora maturato un senso della collettività nazionale. E infatti l'Italia, secondo me, politicamente... Ma secondo me il problema invece, Graziella, lo sai qual è stato? È che a noi italiani, dai tempi dei tempi, siamo stati sempre dentro un ventre di vacca, perché ci abbiamo sempre avuto il Vaticano e il Papa, e quindi siamo... tanto a noi chi ci viene, c'abbiamo il Papa, una volta il Papa era un'istituzione, attenzione, sì, era Dio sceso in terra, e secondo me l'Italia, se troviamo questa storia così un poco d'appartenenza... Ma il Papa ce l'aveva la ISA, ce l'avevate voi, io per esempio, dove sto io, c'erano gli austriaci, ma e prima ancora i francesi, che ma ce l'avevate, ma pure, guarda che il parente prete, fai parlare. Noi Davide avevamo Marche, Umbria, Lazio, non so se Abruzzo, Molise e un pezzo di Romagna. Ecco, come stato pontificio. Adesso lo scopo, il parente prete ammanicato col Vaticano, ce l'avevano in Austria e tutto, e facevano tutti i matrimoni combinati e c'erano tutti i vescovi, cose. Grazie, ma che te devo venire a insegnare la storia a te? Dai, per favore. No? Certo, l'Austria era un paese cattolico, ma che cazzo vuol dire? Cioè, non è che l'Austria, perché fosse un paese cattolico, era soggetto. L'Austria è stata una delle nazioni più all'avanguardia su un sacco di cose, per esempio sulla sanità pubblica, sulla scuola pubblica, che è cosa che il Vaticano se ne sognava, cazzo. Graziella, non me ne frega niente di tutte queste cose, ti sto dicendo solo una cosa, che secondo me l'Italia si trova così, che non c'ha tutto sto coso nazionalista e tutto, perché è sempre stata tranquilla, non c'ha avuto bisogno di sta unita, perché dice tanto prudenza unita, c'è il Papa che ci protegge e tutto quanto, io quello stavo di poi di tutta la storia, che me ne frega niente, però comunque sia, il Vaticano ha influito parecchio secondo me sulla storia dell'Italia, e non puoi dire no. E non puoi dire no a livello pure delle repubbliche maniare, con Venezia. Secondo me ha impedito l'unificazione italiana prima di quello che è avvenuto. Insomma, il Vaticano è stato un deterrente contro l'unificazione italiana. Se non ci fosse stato il Vaticano, invece che Ferrero Rocher, no. Che è invece che poche coffee, esatto, Choco Coffee. Attenzione, ragazzi, Choco pubblicità al regresso. No, questo è proprio scritto in italiano: Choco Caffè. Che però ve lo posso dire, ero spin qui, è intoppato. Comprate i poche coffee, che non ci sono, però l'Eurospin. Le spinge tante cose buone, però su questa cosa qui ha toppato. Che fa? Non c'è il liquore dentro, che hanno fatto? Neanche nel pocket coffee c'è il caffè dentro. No, dentro al pocket coffee un minimo di liquore mi sa ci sta. No, ci sono caffè. Tipo caffè Borghetti, come si chiama caffè Borghetti? No, c'è il caffè con zucchero dentro il pocket coffee. C'è caffè, sì, un po' zuccheroso, però è anche più quadratello del pocket coffee normale. Ma c'è caffè liquido lì? C'è liquido, ce n'è. Dai, faccio un unboxing, dai, spaccalo e faccio vedere dentro. Avvicinalo alla telecamera, dai. Fai tipo i food bloggari. Vedere. Stiamo facendo la recensione. Dai, avvicinalo alla telecamera, faccio vedere l'interno. Fa vedere. Io ogni volta è cremoso, non è liquido. Vabbè, ma dacci un morsicone. Levo questa perché è nuova e non vorrei trovarmi il caffè dentro. Dai, che io ne ho buttate 7 tastiere, tutto il vino che ci ho buttato sopra, sta guardando una tastiera in più, una tastiera in meno. Guarda un po', si è aperto. guarda come gli cola. Che te? Oh, ci sta dentro il liquido? Sì, ci perché sta. Dici che non è buono? Non sembra caffè, sembra più tipo marmellata. No. Non è caffè. Un caffè? Nella camera. È sfalso, cioè comunque, c'è sta. Buono? Sì, perché quelli che avevo comprato prima evidentemente si erano come asciugati, invece questi sono buoni.
Hai visto? Facciamo anche le recensioni gastronomiche. Prossima volta. E dove le hai prese? All'Eurospin hai prese? All'Eurospin. Però non mi ricordo, è una scatola da 12, credo. Prossima volta vi propongo un prodotto diverso. Sempre dell'Eurospin. Boh, tra un po' se troviamo Isa che fa recensioni dentro i ristoranti, allora di gran gourmet, capito? Di stellati da 800-900 euro. Mi ricordate, facevo sempre l'Erincola. Sì, infatti io pensavo che fosse un tuo sponsor. No, sì, magari. Io ci ho provato, signor Ricola, dato che ce l'ho sempre lì, no? Perché non mi fa fare lo sponsor? No, niente. Come no, faceva la pubblicità? Penso Ricola che abbia preferito una bella giovine, insomma, bella e giovane, nostra vecchiaccia qua. Io sto a dieta, quelle cose non le posso mangiare. Guarda Cassandra come sa, dite? Che ha capito che Graziella ti sta più a per culo. Ma guarda che la Cassandra c'è da voi. Sto fatto prendendola per il culo. All'inizio, quando lei si è presentata che aveva sempre una Ricola di sapore diverso sul tavolo, pensavo davvero che lei facesse... Guarda che strano, che pensavi da... Io mi dissocio. L'avevo dei tanti gusti, alle erbe alpine... Poi c'era quella al limoncello, questa... Mi interessava una diversa, c'era una scatola di un colore diverso. No, poi a un certo punto l'ho messa proprio a tipo, sai quando cosi le carte? Messe proprio così tutte. Ho riso prima, Davide. Infatti, è mezz'ora che c'è quella risata lì. Ma è distratto, quindi... Davide, perché poi dopo è caduto. No, anche fosse, che vuol dire, non posso riprendere una cosa che lei dice in chat? Che c'ha il monopolio? Ma il monopolio. Devo pagare Cassandra? Monopolio. Quanto vuole? Io pago se vuole. No, è che Davide deve sempre parlare, quindi se non c'è un cazzo da dire può parlare la cosa della chat di 3 anni prima, cazzo. Sì, esatto. Io devo parlare. Cassandra ha riso mezz'ora fa, però abbina quella risata ad una cosa che diciamo adesso, capisci? Che è un palle che c'ho io tutti i giorni con... però ormai mi ci sono. Vai indietro, scorri la chat, vai all'inizio, magari trovi qualche spunto per aspetta, per aspetta, vediamo se trovo qualche spunto per far il polemico. Vediamo. Trovi di sicuro, scommetto quello allora, che allora, Troisi, esatto, Fabrizio, Cassandra, Troisi, Cassandra, no, non trovo nessuno spunto, mi dispiace. Strano. Spiacenti per te, mi dispiace. Se mi dispiace, Graziella, mi dispiace. Guarda che era per te. Ma è per te che non trovi spunto. Lo trovo strano e anche... Fate una polemica che dopo Meloni ci fa un'altra sopra. Invece io direi, leggiamo un'altra poesia di Marenco. Vediamo. Qua stasera cultura, Davide. Con che fai mamma, Rinfo? Marenco, che faremo a Marenco? Con tu sei sbilenco. Ah, vedi, parima ci sta. E adesso Graziella reciterà Malenco. Cassandra, non te lo posso dire. Come Davide no. Sbilenco. Johnny Depp, diciamo, ecco. Aspetta. Lo scheletro o l'americano? Nessuno si è accorto mai che c'è Johnny Depp? Johnny Depp, fa vedere. Eccolo qua. Eccolo qua. Guardate qui cos'è. Quando si... Questo è un gesto che io trovo molto sensuale, guardate. Mamma mia. Ma cosa sei? 15 anni fa però qua. Sì, certo, era giovane. Cosa sei? Guardate qui, era sempre giovane, chiaro. Ma cos'è? Ma chi sei? Poi qui quando faceva, vabbè, anche qui era molto giovane. Che film è qui? Non so.
è il coso del questo Rudy. Dovrebbe essere Don Juan De Marco, se non mi ricordo male, questo qua. Sì, Marlon Brando. Con Marlon Brando. Ah. Qui che si cosa la bocca? Adesso c'è, ecco, adesso è critico, siamo infogliati. Comunque hanno detto che Johnny Depp è stato l'unico ad aver vinto una causa contro una donna. Attenzione, è il mio idolo solo per questo, raga. Ma quella è una nonna matta, secondo me. No, non deve essere un idolo, deve essere... E guarda che ce ne vuole, guarda che ce ne vuole, eh. Deve avere contro avvocati, no, contro giudici. Io l'ho seguito un po' il processo. È stato dimostrato che lei ha mentito e che era lei che picchiava lui. E non è facile con una donna, non è facile. Violenza, tra uomo e donna davanti al giudice vince sempre la donna. No, non è vero, non dire se è che non è vero. Passa un messaggio sì, molto vabbè. Brutto. Ma che? Io faccio passare il messaggio quello che cazzo mi pare. Legge uguale per tutti, bella. Ah, bello. Deve passare la legge. La legge ha constatato che comunque lei ha detto un sacco di palle, un sacco, che era lei che picchiava lui, adesso non riesco più a toglierlo, e per cui con le prove, poi lei ha fatto proprio degli sfondoni, ha parlato di Kate Moss, e quindi quando durante il tribunale gli ha mandato sotto il testimone. Fammi finire, quando tu parli di una persona in aula di tribunale, quella persona automaticamente viene chiamata a testimoniare. Hanno chiamato Kate Moss, qui in collegamento dall'Inghilterra, e Kate Moss ha smentito che Johnny Depp l'abbia mai picchiata, mentre invece Amber Heard diceva il contrario. È stata anche molto stupida, ha avuto degli avvocati anche molto... sono dimessi, un paio di avvocati si sono detto che non volevano più difendere. Sì, ma quelli non lo so... Ma poi che carino lui che veniva, vabbè questo gliel'avranno spiegato anche gli avvocati, veniva la mattina, veniva, da me veniva, c'ero io in tribunale che lo aspettavo, veniva la mattina, salutava gli uscieri, salutava proprio, dava la mano a tutti, salutava i fan. Ma io mi immagino Isa quando che scrive messaggi in privato su Instagram. Quando arrivava Amber Heard c'era lei che scendeva dalla macchina, gli avvocati, e non c'era nessuno, perché era così palese che mentisse, ma non perché per antipatia o simpatia, perché erano venute fuori tante bugie che lei aveva detto. Una fra le tante, lei diceva che con una palette si copriva i segni che lui le lasciava con quella palette lì, mentre la ditta che faceva quella palette disse: guardate che questi trucchi qua noi li abbiamo lanciati nel mercato l'anno dopo, quindi lei non poteva usare quella palette perché non c'era ancora. Monia dice: ti piacerebbe io e te con Johnny Depp? A me piacerebbe sì. Lui ha portato registrazione vocale e video, prova inconfutabile, esatto. Quindi ma poi mi pare, scusa, Melone, Isa e Johnny Depp, ma secondo me se fosse così Isa direbbe sì, va bene, Johnny Depp sì, tu anche no, secondo me. Che cosa? Io? No, perché lui ti ha detto: Isa, a te piacerebbe io, te e Johnny Depp. No, io no, ho detto Monia, ha scritto: ti piacerebbe Johnny Depp che è basta. Grazie. Io ho capito che Meloni dicesse il triangolo non mi piace, Graziella, tranquilla. E tu gli hai risposto sì, voglio. Graziella, tranquilla, il triangolo non mi piace. Il triangolo. Sandra, gliel'ha data tu la palette. Però gliel'ha data un anno dopo. E quindi lei non si copriva. No, ma poi mi pare che c'è stato pure un testimone che doveva essere a favore
della compagna di Johnny Depp, e invece poi quando è stato lì a testimoniare, ha testimoniato tutt'altro. Mi pare, sì, sono successe diverse in quel processo. È stato uno dei processi più seguiti ultimamente, credo. Quando c'è soldi, vai a soldi con corruzione. Chi corrompe di più? Per un breve periodo con l'avvocatessa che l'ha difeso, però dopo un mese si erano già mollati. No, ma lei, dicono che lei era già fidanzata, che non è vero che stavano insieme. Dicono, poi che ne sappiamo noi. La Camilla, esatto. Carina, molto carina. Sì, sì. No, poi bravissima, dicono che sia stata proprio lei la regista di questa, di come è stata incastrata, perché l'hanno proprio portata a raccontare stronzate questa e poi la minima poi cosa che, la riprendeva, perché poi che gli volevano levare i soldi. Stavo parlando io, Davide. La minima cosa, per esempio, quando lei testimoniava Amber Head, lei si girava verso la giuria come per un monito di compassione, no? Allora lei subito la prendeva, per favore, Mrs. Head, si giri e guardi me, non guardi la giuria, perché tu non puoi influenzare la giuria, no? Alla minima cosa che faceva la riprendeva subito, è stata bravissima sta Camilla. Basta, finito. Vai. Ma... una alla volta. Lo sai che mi è sembrato però, Isa? C'è presente il forum qui in Italia? Una cosa mediatica. Forum. No? Ah, dici una roba. Io sai quanti soldi ci sono. Ci sono... ma proprio... roba dei milioni e milioni. Però, no, lì... ma io sai che, come diceva Totò, un processo in Inghilterra, cioè aveva già un precedente in Inghilterra, capito? Quel America. No, in Inghilterra anche. Mi sembra che in Inghilterra Depp fosse stato condannato, perché lei non gli aveva intentato causa in Inghilterra. E lì era stato condannato, per cui in America lui si è giocato il tutto e per tutto, perché se l'avesse persa anche in America sarebbe stato rovinato dal punto di vista della carriera. Ma sì, infatti già la Disney aveva sciolto tutti i contratti, l'ha fatto fuori, adesso l'ha ripreso. Se fossi in lui, io col cavolo che ci sarei andato. Ragazzi, però da una parte lui faceva film per la famiglia, no? Come il pirata dei Caraibi, eccetera. Quindi di cioccolato, che la multinazionale ha detto Johnny Depp ciao, perché però, tutti sono utili ma nessuno è sostituibile, quindi potevano sostituirlo tranquillamente. Però vi rendete conto che comunque alla fine uno dice vuole fa un canale suo, vuole dire, però comunque sia ti devi adattare a quello che vogliono le persone, perché se le persone, come adesso Johnny Depp non c'aveva persone dalla parte sua, quel processo non avrebbe mai vinto. Lì si è dovuto comprare non solo a giuria, tutto il ciborio, vabbè. Scusa, ma c'aveva le prove, c'aveva le registrazioni, ci sono stati fiori di testimoni che sono venuti, e ci stanno tanti altri uomini che lo stesso tipo di causa l'hanno persa perché non c'avevano quello che ci ha avuto Johnny Depp. Ma si vede che le prove erano contro di loro, scusa. Allora uno potrebbe pensare che uno come Johnny Depp, che è da quando aveva 13 anni che ha delle dipendenze a livello di alcol, a livello di stupefacenti, potrebbe aver alzato le mani verso una donna, ma questa è una supposizione, non è che se va in galera perché tu lo pensi e allora deve essere automaticamente così. Ci sono le prove, dimostra, non sono io innocente che devo dimostrare. Ti sto dicendo che tanti uomini che non hanno le possibilità di Johnny Depp, sia a livello di economico, sia a livello di spiegarsi e di dire le sue diciamo il suo punto di vista, le sue cose che dice c'ho ragione, e quindi tanti uomini
non la passano liscia come Johnny Depp e invece sappiano del culo. È la realtà dei fatti. Ma non veniva di sempre Meloni, sta di cose brutte. Stai facendo tutto da solo, eh? No, perché già so come viene interpretata questa cosa. Stai dicendo una banalità, è chiaro che in America non è una banalità, è che comunque un giudice che tutela sempre di più la donna che l'uomo. È giusto che sia così, eh? Questa cosa è avvenuta in Inghilterra, mentre invece in America sarà perché hai soldi, sarà perché è importante, sarà perché si è preso un avvocato bravo, non lo so perché, o perché aveva la stampa a suo favore. Magari no, è perché il processo in Inghilterra era stato ingiusto, era stato proprio male. In Inghilterra il processo era diverso da questo qua in America, sì. Non ricordo male, quindi quello l'ha perso, ma era per una cosa diversa, sempre inerente ai problemi di coppia, perché comunque lui aveva asserito delle cose, lei l'aveva sputtanato, e invece sembrava che non fosse vero, e lì l'ha perso, però poi di qua invece. E comunque sia, lì non si è mai capito perché lui ha comunque dovuto pagare dei soldi, non agli avvocati, a lei, non si è capito perché. E poi lo stato della, lui è andato in che stato, ha fatto in che stato, ha fatto il processo New York, no, New York. Uno staterello tipo Minnesota, che ne so, adesso non mi ricordo, perché per il Minnesota tu più di tanto non puoi corrispondere, capito? Ma lei gli aveva chiesto tipo $1 milione proprio sull'unghia, lei. $1 milione? Sono 10 euro. Ma che $1 milione che so? $1 milione gli aveva chiesto. Ma infatti non è una questione di quattrini, è una questione di carriera. Lui si rovinava la carriera, cazzo, con questa storia. Ma attenzione, in America è stato lui che ha chiamato in causa lei, capito? Il processo, era lui che chiamava in causa lei, non era lei che ha denunciato lui, capito, in America. Poi in Inghilterra non lo so. Sei sicura? Perché io mi ricordo che lei gli aveva chiesto $1 milione in quella sede lì. In Inghilterra? No, in America. Sì, ma lei chiaramente può chiedere, anche se è lui che ha aperto il processo, diciamo, lei può chiedere quello che, dicendo no, non è così e io voglio i danni, può chiedere quello che vuole, però mi sembra che $1 milione, quello stato lì non li può pagare proprio per legge. Non so. Dico Isa, ma secondo te se mettiamo il processo tipo con schermo condiviso ce lo bannano, no? Sì, ce non lo bannano. So, ma non lo voglio fare. Perché? Perché a farsi belli col culo degli altri, te mi fai fa, metti qui, metti là, poi ci rimetto io. Basta. No, dico. No, bisogna pure Graziella, quello è un video pubblico su YouTube? Però ti rompono il cazzo su YouTube, rompono veramente il cazzo. Ecco. Sai che cosa, se ti interessa fare questa cosa qui, che secondo me è una cosa che magari Lisa ci potrebbe anche pensare, di aprire un canale su Twitch. Su Twitch lo puoi fare, perché se tu fai vedere, per esempio, anche la live di qualcuno e fai, ci fai la c'è qualcuno, non so, ci fai la reaction in tempi reali, su Twitch non ti bannano. Puoi far vedere il processo di Amber Heard su Twitch, commentarlo in tempo reale mentre lo vedi e non ti bannano. E dai, andiamo su Twitch. Non su YouTube, su YouTube non lo puoi fare. Non ti fanno fare un cazzo su YouTube. Anche il concetto di reaction su YouTube non è contemplato. Invece ma perché su Twitch, perché non andiamo tutti su Twitch, invece? Johnny Depp ha vinto il processo contro Amber Heard, colpevole di aver diffamato l'ex marito. Depp riceverà un risarcimento di $15 milioni in base alla sentenza. Ma poi non è stato così, poi questo è del 1 giugno del 2022, quindi è una roba vecchia. No, ma non... Ma perché non facciamo una campagna di immigrazione verso Twitch? Ma te ce l'hai, Graziella, te ce l'hai un canale Twitch? Ce l'ho un canale su Twitch, l'ho aperto.
sì. Come si chiama? Graziella del Vescovo, mi pare. No, Graziella Possum. Graziella Possum si chiama, sì, però non ci vado male. Graziella Possum. Sì. Mamma mia, l'unica cosa di Twitch è che bisogna, insomma, essere un po'... Devo farci un attimo, se mi dite che vi interessa, lo possiamo anche fare. Perché praticamente tu, per trasmettere su Twitch un video di YouTube, uno o più, ne puoi trasmettere anche due, tre, quattro, anche in contemporanea, devi in pratica installare sul computer un programma che si chiama OBS Studio. OBS, uno stand-up. Devi aprire. Ma no, ma se sei su Twitch per forza devi avere OBS, come fai? Non è che c'è StreamYard, Esatto, ma sì, ma pure su YouTube, se vuoi fare determinate cose, se non vuoi usare StreamYard, devi avere... Io quando facevo il ciappismo usavo OBS, insomma. C'è la finestra su cortile che usa Restream. No, OBS è un'altra cosa, cioè OBS c'è Isa, OBS è un'altra cosa, c'è proprio la regia, tu puoi fare quattro finestre, camera 1, camera 2, camera 3. Esatto, audio 3. Anche i disegni puoi fare su OBS. Io posso disegnare con un sacco di cose su OBS. Però ci devi fare un po' la mano. Io avevo seguito dei video tutorial, mo adesso è tanto che non lo uso, cazzo, li dovrei rivedere i video tutorial. Però si può fare. In inglese. Qua Davide bisogna imparare l'inglese. Ma se che no, Dio, OBS è italiano. È in italiano, OBS, sì, raga. Ah, sì. Non so se io ho seguito il tutorial in inglese, non so, ci sarà anche in italiano il tutorial di... Fammi vedere. Il tutorial è una cosa, OBS... Ma non devi guardare il tutorial, perché non è... Sì, ma che tutorial? Dove faccio io il tutorial, Graziella? Che cazzo ci vuole usare OBS? No, io dico dentro, le voci no, dentro. Guarda, no. C'è il tutorial in italiano, OBS Studio in 10 minuti. Sì, sì, è sempre quello. Però sì. Dentro, le voci dentro che ti dice vai qui, va là, va su, va giù, presente, impostazione. Ho capito, è play, cioè non è inglese. Sì, è intuitivo, ok, ci arrivi, però... Ma non è tantissimo intuitivo, secondo me. Hanno detto che è difficile. Non è tantissimo intuitivo. No, sul... Dipende che cosa ne fai. Se ne fai un uso basico, allora magari ti basta sapere due o tre funzioni. Se ne vuoi fare un uso un po' più, diciamo, sofisticato, secondo me devi conoscere almeno sei o sette funzioni, e lì devi studiare. Devi mettere scena 1, 2, 3, scena 1, 2, 3 e fonti. La vedo più una cosa professionale, OBS, che possono usare quelli che proprio ci lavorano spesso con queste cose. Ma vai, Isa, lo puoi usare anche te, ma va. Ma che ci vuole, Isa? Non devi soltanto sapere come tu fai. Ma OBS, io che c'ho tanto bene. No, per andare su Twitch, ma io non c'ho andare su Twitch, cioè io già mi basta YouTube, se mi metti pure Twitch. Ma dipende cosa vuoi fare, non è una cattiva idea. Ma ti immagini mo se noi potevamo prendere un video di YouTube e cassaracce sopra, come fa Graziella? Ah, bene, divertente. Guardati questo, OBS Studio in 10 minuti si chiama questo video, secondo me è interessante. No, io già l'ho visto 300 volte quella figura. Oppure ci facciamo fare il tutorial da Meloni. Se poi te lo faccio in un attimo, che ci vuole? Sei buono, ci fai vedere lo schermino, ci fai vedere come si fa, ce lo fai te. Condivido schermo e ti faccio vedere quello che fai. Dai, perché no? Scena 1, scena 2. Tu praticamente devi fare una prima scena che ti metti... Da professore, dai! Là. Metti una prima scena che ti fai la che no, metti no, che acquisisci so se... la videocamera e l'audio, e poi fai un'altra scena che acquisisci lo schermo e l'audio dello schermo. Che cazzo ridi, Graziella? Ti sto spiegando, non so come ti pare, ma va. Vatti a vedere il tutorial su YouTube.
No, 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 ma io figurati, io sono favorevole a che spieghi te. Silenzio. No, voglio dire che Twitch, YouTube non è contento se fai vedere le cose di Twitch, capito? Quindi sta condivisione schermo con le spiegazioni, non so se si può fare, non credo, perché io ho sentito dire di no, capito? Sono due, sono concorrenti le due cose, le due piattaforme, per cui non si può fare. Ma Twitch lo permette, e invece YouTube no. YouTube no, esatto, quindi non si può fare. Vabbè, però tu appunto per quello che ti trasferisci su Twitch, perché Twitch ti permette di fare le reaction di YouTube. Poi dopo, se vuoi, il tuo video lo puoi portare comunque, c'è un sacco di gente che fa i video su, fa le live su Twitch e poi registra la live e la porta su YouTube. Capito? Fai spezzoni, fai spezzoni. Però... che reaction fai su, su, cioè cose di sui video che fanno gli altri, fai reaction, sì. Ma io veramente l'ho fatto una volta sola questa reaction su un video del, mi sembra, del Merdacchia, però non avevo ancora imparato bene ad usare Twitch e quindi praticamente Twitch se l'è mangiato il mio video. Se l'è mangiato perché non avevo settato bene Twitch, e se tu non lo setti in un, terzo, in un certo modo, quando tu chiudi la live, il video ti registra. Sì, non no. Subito, ci mette allora, 5-6 ore. No, Twitch, per... Twitch funziona così. Tu puoi guardare solo la live. Una volta che finisce la live, nessuno la può vedere più, a meno che tu non fai l'abbonamento e fai la sub. Che costa tipo 3,50 euro al mese. Allora lì puoi rivedere anche le live vecchie. E lì sta il coso di Twitch, capito? Che se tu vuoi vedere, eh? Quante ne sa Meloni? Io non solo gira tutte le live, ma gira tutte le piattaforme. Cioè, mi dissocio da quello che dice Isa. Se hai Amazon Prime è automatico l'abbonamento. Sì, sì, abbonamento, infatti con Amazon Prime io per te è gratis, ma lui io dai, lui l'abbonamento lo riceve. Sì, 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 sì. Chi è che non c'ha Amazon Prime? Quindi se apri il canale Twitch, no, chiunque tu non c'hai Amazon Prime, Isa? C'è Amazon Prime. No, perché non ci ho comprato più niente, insomma, Amazon. Okay. E quindi è scaduto e non l'ho rinnovato più. Mamma mia, beh, 50 euro l'anno. Se spendi i soldi per StreamYard, porco due, se sta per... Ma e non fai Amazon Prime. Soldi come cazzo vuole o no? No, io cerco di canalizzarti. Comunque puoi anche, se sei abbonato a StreamYard, puoi anche andare su Twitch con StreamYard, lo sai? No, ma io StreamYard. Puoi fare la stessa cosa che fai con StreamYard e quindi puoi fare la condivisione schermo anche di YouTube, eccetera, però lo puoi fare su Twitch, perché StreamYard è compatibile anche con Twitch. Ma no. Ma però comunque sia sì, non... E fai anche a meno di OBS se hai StreamYard. Ah, vedi? Come certo. Facevo io stasera. Te hai visto come facevo io stasera? Guarda. Mo te faccio vedere. Condividi schermo. Condividi. Schermo intero. Condividi. Metti un po', Isa. Eccolo qua. Lo vedi? Però si vede piccolo. Beh, però se noi ci buttiamo giù, però poi dopo si disattiva l'auto. Noi non ci possiamo parlare sopra, capito? Guarda qui, c'è pure WhatsApp. Lo apro? No, non lo apro. Cosa apri che c'è le robe private? Sei scemo. Dai, va sto coso adesso, dai. Vabbè, no, che robe private? Su WhatsApp non c'hai messaggi privati? Ma mica lo apro, infatti. Ah, beh. Ma te c'è lo schermo così, non c'è niente? No, io c'ho due schermi. Ah, ecco. E no, perché manco una cartella, dico... Come mai? Ah, c'ha due schermi lui, vedi? In uno ci guardi noi e nell'altro ci fai. Opera, c'hai... Le pippe me ce faccio, Isa. Mi dissocio.
ti dissoci. E tre browser per andare su internet. Vuole andare, andà via. Ci ha piantato qua lo schermo, è andato via. No, l'ho buttato fuori io. Non lo puoi cambiare però questo, se deve cambiarlo lui. Aspetta, no, aspetta. Per riprendertelo. Lei lo sto a fare, dai. Perché mi sa che... E espelli dallo studio lo posso... Ecco, lo potevo fare espelli dallo studio. Oh, espelli che? Ma perché? Perché mi devi espelle? No, espelli solo il riquadro là. No, perché dopo... no, deve fare lui. Espelleva anche lui, sì. Comunque non c'è nessuno in chat, siamo rimasti solo training out. Vabbè, anche l'una 17. Quindi, che vogliamo fare? Vogliamo sentire l'ultima poesia di Marenco? Comunque fuori ci sono 19 persone che noi salutiamo. Buonasera, buonasera, buonasera a tutte le 19. You watching now? 19 watching now? Sì, sì, 19 watching now. Manco poco, ma tutte le sera sono tanti fuori, che e dentro pochi, ma fuori abbastanza, insomma. Vanno a letto, ascoltano, io faccio anch'io così sì, a volte. Sì, ma tanti adesso a quest'ora qui magari no, però tanti, non so, fanno le faccende, le pulizie, ascoltano intanto. Ma all'una e mezza di notte chi è che si mette a fare pulizie? No, ho detto non adesso, ma spesso. C'è Nene, mi sto ascoltando mentre faccio cose, vedi? Vedi? Ah, vedi che puliscono all'una e mezza di notte, c'è gente matta che si mette. Ah, c'è Monia pure, ma perché me di qua mi dava che non c'era nessuno? Certo che YouTube c'ha delle falle ovunque. Comunque c'è Monia e Nene. Non si chiamano falle, si chiamano bug. Non fa boomer. Non fa lasciar. Dimmi qualche altro termine inglese, grazie, che io non conosco. Receptionist. Chi è? Ah, ecco, c'è anche il Cassano. Io non ho più chiuso. Lo vedi? Uno è truccato e uno no. Uno l'ha struccato e l'altro no. Lo sto pulendo, disgraziato, non sono mica come te. Oh, ragazzi, io vi devo salutare perché a me, io purtroppo, soffro di una cosa tipo narcolessia, che a un certo punto sono bella lucida, poi a un certo punto a me mi viene il sonno di colpo sulla nuca e mi addormento di colpo e rischio di cadere per terra. Quindi no, io... c'ha pure che fa alla fine che si mette lì, sa biocca e poi sentimo fa... Sì, ma non sono al tavolino, capito? Forse a letto mi sbatterei le palle e starei con le gambe. Sono al tavolino, devo andarmi a sdraiare immediatamente. Ciao a tutti. Ciao. Buonanotte, Graziella. Buonanotte. Vabbè, stasera è stata una live abbastanza culturale, diciamo. Carina, sì, mi è piaciuta. Mi è piaciuta la live, vabbè, siete in due, insomma. Oste, com'è il vino? È buono! Sì, è una ragazza. Però non... anche narcolettica. Ma... Ero io. C'è un sacco di gente che si addormenta di colpo. Quasi narcolessia proprio no, perché quello ti addormenti pure in piedi con la narcolessia. Ma perché non ce l'ho io la malattia? Se stanca, anche se ho sonno, tanto una mezz'ora, un'ora prima di addormentarmi ci vuole. A meno che proprio non sto così rilassata, che allora boom. Ma per stare rilassata non devi avere problemi. E chi non ha problemi nella vita? Meloni, che problemi c'ha Meloni? Che problema c'ha Meloni? Che te caccia l'occhi, diceva quello. Cos'è che non so problemi, perché io ho notato una cosa, Isa, guarda che l'ho notata spesso e volentieri. Uno, per uno magari un problema piccolo può essere un problema grande. Per magari... Aspetta, scusa Meloni, che volevo rispondere un attimo a Monia. Allora, io dico sempre,
Sì, i miei live sono spensierati e divertenti, grazie anche ai tuoi ospiti, no, soprattutto sia agli ospiti che a voi in chat, perché ricordatevi tutti, guardate che perla di saggezza che vi do stasera, che le live Le fate voi. le fate voi, perché io sto qui, sì, posso dire cavolate, però se non c'è una collaborazione da parte della chat, io sì, posso parlare pure da sola, però dopo un po' mi stanco. Io posso la con Meloni, vi immaginate? Cioè, però, quindi la live la fa, ecco, la fa le persone. Quindi io vedo spesso L'interazione, no, le persone. l'interazione. Io vedo spesso invece gente che manco se la caga la chat e sbaglia, sbaglia, perché se non ci fosse la chat tu non potresti fare live. Chiudiamo il discorso. Ah, beh, Cioè, poi. però è anche Davide Meloni, dobbiamo mettere. Sì, Davide, sì, ma non io dico così che si monta la testa. Ma che io non mi monto niente, Isa. No? Comunque, a parte quello, c'è pure da dire che certe volte ci stanno dei momenti che in chat si mettono a parlare per i cazzi loro, Sì, e e poi beh, diventa difficile, perché non è che lo noi so, ci potremmo però mettere c'è gente a parlare di quello che che stanno a parlare in chat. rientra, poi si saluta. No, sì. No, però per dare una, come si dice a Roma, una botta alla botte e una botta al cerchio. Brava la chat, però tante volte la chat è pure cattiva. Attenzione. No, no, cattiva no, anche perché sei pochi utenti. Cattivoni! No, se hai Cattivoni! pochi utenti è facile seguirli. Pensa a quelli che hanno 1.000, più La miseria. 2.000, 3.000. È difficile seguire. Infatti io riesco a leggere un po' tutti, però chi ha 3.000 Guarda, più utenti è difficile avere un rapporto più Isa, fisico, non lo posso dire, ma più insomma. io seguo un canale che si chiama Franchino il Criminale, che fa recensioni di roba dei food blogger, quindi va nell'osteria e tutto quanto romano. E sta a fa un format che dice cosa mangia questo, e va da tutti quei youtuber su Twitch e passano una giornata con loro e vedono quello che si mangiano. E parlando con è andato a fa sto format con una ragazza, a parte quello che si mangiava, che era tutta roba buona, e gli ha detto: ma tu perché ci sei iscritti? Ha detto: io a un certo punto del mio canale mi sono dovuta mettere le magliette a collo alto e tutto quanto, perché sennò i miei format, che io volevo esprimere un determinato concetto, venivano fraintesi, perché io, se mi metto una maglietta un po' più scollata, già tutti morti de figa sotto. Oh, ammazza che belle tette e tutto quanto. Ma io parlo di cose più profonde e tutto quanto. E lei ribadiva questa cosa, dice: ma io non sono padrona, non ho la libertà di mettermi una maglietta scollata per fare un video su YouTube, che sotto Giustamente. dopo mi devo trovare tutti morti de figa, porco due, che mi rompono i coglioni. Giustamente. Questo davvero è una mancanza di libertà, poi a prescindere da tutto il moralismo che c'è in giro, di tutto quanto Meloni può dire che dico che è giusto, e quando vai al ristorante poi fa la battuta, no, poi fa la battuta e tutto, però comunque sia, questa secondo me è una mancanza di libertà, perché non è possibile che davvero ci stanno Certo. tutti questi morti de figa in giro, regà. Ma Te ne sei davvero, accorto? regà? No, Te ne sei ma accorto? io me ne sono accorto adesso. Io sono il primo morto di figa che ci sta in giro. No, Basta, mi basta. dissocio da quello che dico. No, Perché non si sa mai qui dove si va a finire, quindi no, lo sai bene, non è vero. abbiamo Però comunque discusso. sia, la Aspetta, realtà dei fatti. ne dice sto tipo? Dov'è? C'è anche su Instagram questo personaggio qua. Sì, Franchino il criminale, come no? Sì, ma perché si chiama Franchino un criminale così? Per curiosità. Perché si incazza facilmente. Vabbè, comunque, a prescindere che comunque
ha voluto improntare. Però questa cosa che ha portato sta ragazza su sto format che mi ha fatto tenerezza a un certo punto. Ti ha detto io ho dovuto fare video che non mi potevo permettere di vestirmi come mi pare. Perché se no sotto mi trovo i messaggi di sti morti di figa che mi rompevano i coglioni. E io adesso faccio i video vestita in un determinato modo, almeno posso dire quello che voglio. Ma te rendi conto? Cioè, ma te rendi conto nel 2024 come stiamo messi? E Pensa poi, all'inverso. no, e poi dicono a Meloni, no? Poi dicono a Meloni che io c'è rito e c'è Ma scherzo, pensa se dico le viene uno qua pecore e tutto. sotto che ti dice abbono, che bei capelli che c'hai, e qua una Mamma donna, mia, no? Anche un me uomo. sbrodolo tutto io. Ciao, Mi Franchina dissocio. Cipriani era un personaggio della Roma anni 80. Ah, quindi c'è sto youtuber che ha preso il nome di questo Franchino il criminale. Giusto? Non lo so. Penso di sì. Tipo uno che se mette il nome Vallanzasca, ma non è certamente Vallanzasca, anche perché No, no, non sfruttando credo. l'ergastolo. Meloni si spoglia subito. Sì. Che immagine terribile. Immagine terribile. No woman, no No, cry. dai. No woman, no cry. Tutti su con gli accendini. No woman, no cry. No woman, no cry. Dan, 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 dan. Ieri ho rischiato il ban. Dove? Dal balcone sul cortile, immagino, eh? Al Brando, balcone. dal balcone sul Ma cortile, Brando. Chissà perché Brando, comunque è un bel nome, eh? Eccolo, grande Meloni, fatti vedere, stappate, stappate. Dai, stappate, che adesso non c'avevi niente, vabbè, stappate. non c'avevi che, non c'avevi che, Issa, issa. Io non Isa. ci sono. Dai, perché se Mano si fa chiamare Brando de là? Perché non vuole essere riconosciuto? Ma Mi ci ha infatti, ma chiamato pure il Melonazzo. Ah sì? Ma perché Brando? Da dove viene Brando? no, lo sai perché te c'ho? Che poi non fa un stupido marchigiano, perché lo sai perché te c'ho chiamato? Che sei l'unico barlume di speranza lì che io possa Ah, ma perché risorgere. lui sta simpatico, cioè Manuele Mano sta simpatico a loro? Se ci va, immagino di sì. Si comporta bene. Ha rischiato il ban e non l'hanno bannato, vuol dire che c'ha qualche santo in paradiso. Si vede che non era così tanto grave la cosa che ha detto. Ciao, ciao, buonanotte, Nene, grazie. I love you so much, I love you. Ma perché in inglese? Ma stiamo in Italia, ma parla in italiano. Scusa, I love you, non è che non si capisce, non è che ho detto receptionist come prima. Allora, Brando, mo lo chiamo pure io Brando. Buonanotte Nene, buonanotte. Buonanotte, Nene. Nene mi dà il senso proprio di un lullaby. Una filastrocca per dormire, bedtime stories. Ancora, Giusto? ma parla come Magni, ma che Ma no, vuol questo dire? era il titolo del titolo di un CD di Madonna che era molto carino. Erano tutte filastrocche per dormire, così molto delicate, molto dolci. Davide, ci ho provato, ma non è colpa mia. No, niente, Davide, ormai sanno che tu vieni in questa fogna qua. Perché la Mamma mia, proprietaria ha detto una volta, che fogna, e una volta ha detto: vabbè, quando riapri ISO andate tutti da là. Questi qua che non gradivo, andate tutti da là, come se qui fosse la cloaca a cielo aperto che ci passa qua. No, intanto però, vabbè, non mi fa di cose Isa, non le voglio di, non le no, voglio di, non le dire. non le dico, non le dico, non le dico. Oh, pure Monia. Ah Mogna. no, sta da notte a Nene. Pensavo che se ne andava. Mogna, ma all'1:30, all'1, quante so, 4 ore in meno,
da Mogna è ora di cena, no? Più o meno, giusto? 4, che ore so? 6, sai che cazzo di ore so? Sono 7 ore indietro, fai il calcolo. 8. Perché 8? Sono le 6. Se sono 7 ore indietro da noi, sì, è 6. Sono le 6 e mezzo. E 6, 6 e mezzo. Che in privato il Melonazzo è bravo. Gli ho detto che in privato che il Melonazzo è bravo in privato. E invece in privato come sono, Manu? Eh? No, perché non si era capito la faccenda del privato. Questo non è T9, questo è proprio riscrivere le stesse cose. No, però ci fa anche a me tante volte che scrivo una cosa, poi non mi ricordo. No, no a me lo sai quando mo fa, che inizio a scrivere, poi devo fare un'altra cosa, vado a fare un'altra cosa, poi ricontinuo a scrivere, quindi già ho scritta e il concetto si ripete. No, woman, no. Ma no, cry. La famo? La famo? La famo? A famo, a famo. Pane pomodoro, famo, ciao. Vabbè. Ma che amore, Davide. Vai. Ma chi è pane e pomodoro? E non lo so. Pane buonasera. E pomodoro, buonasera, buonasera. Pane e pomodoro, l'ho sentito. Aspetta, aspetta. Pane e pomodoro, sì, io la conosco. Perché? Perché c'è il naso? C'è il naso, c'è il naso, pane e pomodoro. Aveva cambiato nick, adesso non mi ricordo però l'altro, vabbè. Dobbiamo fare No Woman No Cry. Dai, stappate un attimo. Ma beh, che fa? No Woman No Cry. No Woman No Cry. Dan, 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 dan. Come si ritappa subito. Meloni, stappate per cantare. Ma è perché non la sappiamo, cioè... Ma io non so parlare italiano. Allora, aspetta, ragazzi. Isa stasera ha detto che io addirittura manco il romano so parlare, quindi... quindi figurate no, l'inglese no, che... no, lasciamo perdere, ragazzi. Lasciamo perdere tutto. Non parli lo stesso romano che parla lei e che parla Flavio. Anche sì, lei ha detto che non è lo stesso romano che parla Flavio. Cioè, tutti e tre parlate un romano diverso. Se eri donna, se fossi donna, Meloni, ti sarei, avrei avuto un approccio con te. Ma perché? Adesso un po' addosso, ti pareva troppo greve. Non commento mai, mi chiamo Giulia. Sì, sì, mi ricordo il pane pomodoro. Che ti chiesi pure come mai questo nick e tu non so cosa mi hai risposto, però mi ricordo, mi ricordo. Vedi che ce l'ho la memoria, Davide. Vedi che non sei proprio rincoglionita del tutto. No. Ogni tanto qualche barlume, eh? Eh sì, ogni tanto torno in me. Giulia, Giulia, sì. Che sei una di quelle fuori che non entrano mai. Però una volta entrò. E... sì, perché molti sono timidi, eh? Sai quante persone sono entrate che mi hanno detto io sono una di quelle fuori... che tu chiami sempre, no? Ah. Perché io ogni tanto dico, ma venite dentro, no? A parlare, che state lì a fare? Non fate timidi. Ma guarda, lei... io penso, so più timido di tutte le persone che stanno in chat. Non lo puoi sapere se non le conosci. No. In linea de massima, diciamo. Io tante cose che se permettono di scrivere in chat io non mi permetterei mai di scrivere, mi vergognerei. Invece quella volta che tra la cameriera di no, ma che vuol dire, che ho detto, ma non rompi zitto che sei in rodaggio ancora te, eh? Sì, il rodaggio quanto dura, porco? 23 anni, 77 mesi e 82 giorni. Sbagliato, 24 anni tondi. Come on, Marcello, come here. Ehi, 25 che state fuori, venite qui, da noi, non ve ne pentirete. Come non se ne pentiranno? Se ne pentiranno amaramente. No, non se ne... Venite a sfidare Meloni.
Fate finta che siamo dei gladiators, come si dice gladiatori? Vabbè, siamo parla come ragno. E il leone, la pecora e Meloni. No. Allora Davide, chiamate una persona, cioè telefonatevi, però adesso non vogliamo sapere cose vostre. Comunque Emanuele ha chiamato quella persona che io non so, non voglio sapere. Ma pane manco pomodoro. Io voglio sapere. Neanche lui la vuole sapere. Pane pomodoro, come stai? Come butta? Come tanto che non entri? Tantissimo, vero? Oggi è la giornata della memoria e io devo tirare fuori un video. Poi ti dicono... Lo devo caricare. Poi ti dicono che te ne approfitti delle cose. E sti cazzi... Per fare visualizzazioni. E sti cazzi non ce lo mettiamo? Mettiamocelo. Vabbè. Vedi però... Come non vuoi saperla che hai fatto le radiografie? Ha fatto... Che significa? Hai fatto le radiografie? Ma io? È in codice sta roba. Ma che codice? Leroy, entra. Ma che vuole entrare? Non lo fa entrare? Ah, forse ho capito. È riferito a una ragazza che tu hai visto. SS. Sì, mo SS adesso. Gestapo, eccetera, eccetera. Vabbè. Ti conosci una SS? Ma che cosa? Essere. Per me si riferisce a una donna, vero? Vedi? Tu fai finta di non capire, ma hai capito benissimo. Ma io non capisco un cazzo. Allora no, allora a sto punto io dico che non capisco un cazzo. Bravo, l'hai scoperto tardi, a 38 anni però l'hai scoperto. No. Woman, no, ma perché sempre no woman no cry? Ce ne sono tante, ecco, adesso comincio a fare no, non dondola che mi fa venire mar de mare. Buona. No, ma sai che ci fa così? L'ex amico De Sandro fa così. Quando parla è a camera aperta, ogni tanto fa così. Sì, ho visto pure io. Isa fa finta di fare la rincoglionita, è una tattica. Ma chi io? Sono diventato femmina? Cioè non si capisce come scrive Leroy. Isa, virgola, fa finta di fa... Lui, te, fa finta di fa... Ah no, però dice la rincoglionita. Non si capisce niente, tipo, attenzione. Però di dimmi rincoglionita, perché mi incazzo per davvero. Allora, vecchia babbiona, ormai c'è sta. Rincoglionita non mi suona bene, perché non c'ho né demenza senile né Alzheimer, fortunatamente, spero di no, quindi per favore anche meno, facciamoci rispettare, cazzo. Oddio, oggi a Graziella io volevo fare in città, però dopo non avrebbe cambiato il soggetto. Graziella pure. Lo posso dire a bassa voce? E guarda che ti sentono lo stesso, Però Graziella comunque stasera alla fine è stata brava, tranquilla, no? Si è messa a dito. Merda. Hai anche visto? L'altra volta all'inizio l'altra volta era partita bella ingalluzzita. Aspetta, attenzione, all'inizio sì, poi dopo invece era tutto tranquillo. Dopo c'è stata una transumanza, diciamo, qua di gente, però non hanno capito che Graziella, come vedi, se parla qui tranquillamente con noi. Stasera comunque ci siamo divertiti, dai, c'è poco da dire, poco da fare. Io mi sono divertita, sì, spero anche gli altri. Ma noi ci siamo divertiti perché ci piace cazzarà. Di stronzate. Jane, ciao. Ma gente in chat gli piace rompere i coglioni.
Ma quella è un'altra cosa. Puoi leggere Jane, per favore? Scusa l'incursione, ma per entrare in chat serve verificare l'età per i contenuti. Bisogna essere maggiorenne, forse hanno segnalato qualcosa. No, no, è una restrizione che ho messo io, perché quando c'è Melone non si sa mai cosa può venire fuori, capito? Allora, è una restrizione che ho messo io. Ah. Io l'ho messa a meno 18. Ah, Però beh, è tanto normale, oh. non Queste conta. sono live vietate ai minori di 16 anni. 18. 18 addirittura. Qui è 18 adesso. No, di nulla, Jane. Cosa che volevo dire? Vedi, poi mi fai passare per incontro. Parental advisory. Sì. Insomma, e Quello fu. fatto bene perché come lo io Quello so fu. mai. Ma che ancora che dai sempre la colpa a Meloni? Ma date sempre la colpa a Meloni. Poi dite che sono io che soffro della sindrome di Calimero. Mo' ragazzi, comunque tutti i testimoni, almeno 4 volte quando c'era qualcosa da fare da di, ha detto Meloni, Meloni, colpa a Meloni. Poi dite che non è vero che io devo andare avanti nella mia vita di soffrire della sindrome di Calimero. Davide, non dire sciocchezze. Mo' m'ammuto. Ti ho fatto pure l'occhiolino. Io mi dissocio, pure te, Manu, no. Sei muta adesso. Prossima poesia di Trilussa, te la cerco io. Oh, cercamela bene, però. Mi raccomando. Fa Una spirito sole. cosa, no, una cosa che mi può, capito, appassionare, che posso metterci il sentimento, Vabbè, ma diciamo. non... Aspetta. Non mi fa recitare Galla Gallina oppure l'asino io, perché io l'asino io non te lo No, ma recito. le poesie di Marenco erano bellissime. No, Sì, ma perché... non te recito manco se me paghi. Ma guarda che quello era un personaggio eccezionale. Posso fare un appello? Vedi tu, no, Vai, 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 Manuè, marchiciao, vai, vai. ti volevo dire, Davide, che non è che esiste solo Trilussa, ci sono poeti Ma romani anche sì, D'Annunzio. meno di caratura, diciamo, però. No, Leopardi, mi piacerebbe un bel po'. ho detto romani, però. Te Ah, dov'è con Romani. Leopardi? Leopardi. Ah, Leopardi. Te puoi recitare giusto la poesia quella di chi è? Mi illumino di mezzo. Silvia. Rimembri ancora. Ti Non la recitare, te prego. Che poi sa, sa marchigiana Leo, è marchigiano poi Leo. Alessa entra in chat, non fa la timida. Guarda che una volta... Allora, intanto Manuele, te non è... come si chiama il paese Leopardi? Recanati. È Recanati. L'altra volta Manu hai portato quel ragazzo che ci hai messo veramente in imbarazzo. Ah. Non fare cioè, non decidere per me. Chi deve venire? Dai, vieni e poi perché sto ragazzo è evidente che ha dei problemi e quindi e dice cose anche private delle persone. Quindi io non voglio che c'è qualcuno in chat, in hangout che dice cose private di No, altre a meno persone. che uno si mette d'accordo prima e dice, oh, questo qui entra, però c'è un tutore dietro che già sa che Oppure lo rimane in chat, controlla e tutto. trovarselo così dei punti in bianco in hangout. Dato che avevano detto questo lo manda a mano, adesso arriverà. Alessa ha commentato il post di Candy. Ok. Se è la vera, perché una volta è venuta un'Alessia che ha parlato male del canale che ho citato prima, e infatti era un fake, perché non poteva essere, perché lei è sempre lì, no? Era un fake che ne parlava male. Per mettere zizzania, sai, questi fake per mettere zizzania. Lo Quindi però, fanno, lo fanno. allora, se porti le persone che non abbiano dei problemi, insomma, mai capito, Manu? Ma non perché non voglio persone con problemi, diciamo, posso dire, psicologici, non persone che hanno problemi fisici, non c'entra niente, ma con problemi psicologici, questo dice tutti i privati de delle persone,
non lo posso far entrare. No, Isa, Isa, aspetta, se no mi devo dissociare da te. Allora, non è che non vogliamo problemi, no, non è che non vogliamo persone con problemi psicologici, vogliamo che comunque sia stare sicuri che comunque quella persona sia seguita da una persona che sa che sta entrando su una live dove si sta a parlare tutto. Ecco, poi, che ha contezza di quello che fa. Cioè, esatto, che c'ha dietro una persona. Poi è tutto tranquillo, può pure entrare e può dire quello che gli pare, può dire pure i fatti sua privati. L'importante è che sa, che sappiamo. Basta che, non, c'ha, esatto. Basta che non dice fatti privati degli altri. Poi so se li vuoi dire, a me non me ne importa, ma... Comunque lei si sente, ti assicuro, dolcissima, ti ha difeso, ma perché avevo bisogno di essere difesa? Da chi mi ha difeso? Quella volta lì, quando c'era zia Peppina il balcone sul cortile? No, non lo so. No, ma per carità, ma che entri, cioè, non c'è problema. Basta che non sia... il fake, perché una volta è entrato il fake e ci ha parlato male di quel canale là, allora infatti dopo comunque Isa, posso dire una cosa pure di questa cosa che ho letto adesso e dice no perché non mi hai difeso, pure a me certe volte mi sono arrivati i messaggi no perché lì stavano a parlare così e tu non mi hai difeso, non hai detto questo, non hai detto quello. Ah, aspetta un attimo, io non, cioè non mi verrebbe mai da dire a una persona difendeme, cioè è una cosa che ti scredita anche te stesso, no? E tu di annacchiare a una persona e difendete. Ho capito, Manu avrà detto guarda che quella non può essere lei, è il fake. Non capisco come ancora non lo capiscono che ci sono i miei fake in giro, perché io non, intanto non vado, non giro tutte ste chat. E poi se vado in una chat a fare la scema, ci andrei col mio nick, ci andrei con un fake appunto. E poi non vado comunque nelle chat a offendere le persone e ne a fare la critica. E comunque continua a esserci il bug su StreamYard. Che parecchi messaggi su YouTube non si leggono su StreamYard, eh? Ma adesso no. No, vabbè, adesso perché siamo in pochi, però comunque mo sto a vedere, sto a paragonare, perché pure prima c'era lo stesso problema e porco due continua. Mo mi tocca fare una mail a StreamYard. Quando c'era... Il tuo fake ti ha difeso. Sì, no, avrà detto guardate, no, ma se vuole entrare è la bella. Ah, ma perché? Ma sta cosa, mi sa che a sta cosa Emanuele gli è rimasta qui quando tu hai detto che non ti ha difeso. Non lo so. Che tu gli hai detto che non ti aveva difeso lui quando era entrato il tuo fake, lui lo doveva riconosce che eri un fake e tutto quanto. Sì. C'è rimasto male il povero Emanuele, lo vedi? Oh, ma ci posso essere rimasta male anch'io. Tu sai che il mio fake non dici niente, era pure in hangout poi. Manu, avresti dovuto dire, guarda, secondo me è un fake, anzi è sicuro perché Isa se robe non le fa. Perché quelli non mi conoscono, quindi che ne sanno loro? A parte che, cioè, basta che vai al canale, se c'è i video, che c'è, vedi una live, ci sono io, gli iscritti e tutto quanto, non è che ci vuole tanto, allora bisogna istruire la padrona di casa. Vabbè, io mi dissocio. Sono un modo di vedere, però un modo di vedere ce l'ha, perché basta che va su. Canale qua, modo di vedere. Ma magari uno il modo di vedere ce l'ha, però non lo vuole vedere, capisci a me? E allora che cazzo dici? Che magari lo fa di proposito, che dice non vuole vedere, capito? Capisci a me? Vabbè, io qui lo dico e qui lo nego. Ecco. E mi dissocio. Quello vecchio. Beh,
come fa a sapere lei che avatar c'ho? Io ci sono entrata una volta da lei, una volta. Ho fatto due chiacchiere semplici e sono andata via. Quindi non è che si può ricordare, cioè, poi lei c'ha tanta gente, quindi non è che si può ricordare di ogni persona, se cambia, non cambia avatar. Comunque, una parola la potevi spendere. Una parola, guarda, è sicuro dire che ha l'avatar vecchio per alcune persone non significa niente. Io vedi, quella non è la vera Isa. Beh, ma come prima stava di non c'è bisogno che nessuno mi difende? E mo sì, ho capito, ma sì. Difendimi. No, non so di quello, so di che dato che eri lì e c'avevi la possibilità di dirlo, lo potevi dire. Io non c'ero. Gliel'ho detto che no, tu non glielo dovevi che non avevo più, tu glielo dovevi esplicitamente, quella là non è Isa. Ma tu, ma non devi stare a sindacalizzare quello che deve fare uno, Isa, dai. No, perché può essere frainteso, perché può essere nel dubbio. Invece, una frase netta, guarda, io conosco Isa e quella non è Isa, è un fake. Basta. E poi te banano. Non è che me l'ha sorpresa, Manu, ci sono rimasta un po' male, ma è passata nottata. Ma che ancora te brucia, guarda come te brucia. No, assolutamente. Se mi bruciava davvero, Emanuele non c'entrava qui dentro, non è vero. Era la seconda volta che succedeva. Ma succederà ancora, sai. E loro crederanno ancora che so io, forse, chissà. Ma io poi, io perché non ho contatti con nessuno, ma chissà quanta gente entrerà con Davide Meloni a andare a fare casino in giro, ecco perché me sto sul cazzo a tutti. Chissà perché. Comunque, invita quelli fuori. Ma non so io che vado in giro, è un avatar. No, woman. Woman, no cry. Dun dun dun. E comunque sono quasi le 2 di notte, ragazzuoli. Non so, volete andare? Vogliamo andare? Che volemo fa? Cavoli, 22 spettatori però ancora. Dove stanno sti 22? Ciao, oh, io vi saluto, Isa. Ma non ci aveva già salutato Monia? No, Monia no. Come fa? Perché Monia adesso fra un po' c'ha la cena, quindi è preparata. Eh sì, avevamo detto prima che erano le 6, mo saranno le 7, io le so. Sì. Ciao Monia, domani la Di Marrone ce l'ha solo il melonazzo original. Proprio marrone t'hanno dato. T'hanno segnato proprio il marrone, ma perché? Non lo so, però ho visto parecchi con la D col marrone. Non lo so perché. Chissà con quale criterio viene assegnato il colore alle lettere. Per esempio la L pure è sempre quasi sul colore rosso, viola. E ci avranno delle lettere che... Cioè... Ah, ok. Chissà se una lettera può essere abbinata a un colore. Cerca un po' su Google lettere abbinate ai colori. Ma che me ne frega adesso? Che importanza ha? Cerca, io sono curioso. Allora cercatelo da solo, c'hai due video, oh, c'hai. Mo cerco da solo. Google. C'è viola, arancione, verde, rosso, non so se c'è rosso. Esistono diverse forme di sinestesia, si chiama. Tra le più comuni vi è la sinestesia grafema colore, dove le lettere e i numeri viene associato un colore e non solo, alcuni casi apriamo tutta la pagina così, ma la leggo. Stappate. Allora stappate
Sinestesia si chiama. Che cacchio me lo stappa a fa? Che me lo stappa a fa? Sto a leggere. Sinestesia. Guarda, adesso sei proprio puntato davanti. Ah. Davanti cosa c'hai? No, non adesso. Aspetta, sposta di qua. Ecco qui. Te cosa c'hai? Il cellulare? A me mi vedi? Che vuol dire? A te te vedo lì. Di là. Di qua cosa vedi? Qua davanti a te, ecco. Cosa vedi? No, la telecamera, che vedo? La telecamera. Ecco, okay. Qui vedo la telecamera. Me invece mi vedi di fianco? Là di fianco. Lì. Ciao. Aspetta. Vabbè, mi fai a vedere che cacchio dice qui a sinestesia? Etimologia del termine. Allora, l'etimologia del termine sinestesia deriva dal greco insieme. Percepire nel complesso significa percepire insieme, infatti non va. Perché? Vabbè. Aia! No, donna della. No, donna della. Della, tu fai della, io vado della. Vai, dall'altra. Vai. Aia! Aia! Che scemo, mi sembra veramente do rincoglionito. Due scimmie, te c'è presente le scimmie della foresta amazzonica che fanno uguali. E c'è una reputazione una volta, no, non ce l'avevo. Non ce l'avevo. Prima che conoscessi Meloni. E lui, lascia perdere sta mano, guarda come gli sta a stringere il dito, lascia io perdere. Si è piegato. Non lo so io. Ma quanto hai pagato sto coso? Ma ne voglio uno pure io. Costa poco. Cioè, dove l'ho preso io costava poco, poi non so. Poi magari tipo un mercatino dell'usato, che era? No, dai cinesi. Ah, dai cinesi. Cinesi. Ma ce n'è un'altra in giro. Ce n'è un'altra in giro. Sì, perché è un portanelli, capito? Qua ci metti, sì, però è scomodo. Perché per prendere l'anello qua giù devi fare tutta una roba, cioè non è una roba liscia, qui c'ha tutte, vedi, le giunture. E quindi non è. Aspetta, il pollice è rimasto sotto. Ecco. E corna, ecco. Cornuto. No, questo vuol dire anche I love you. No, questo vuol dire rock and roll. Love you. Hai capito? Lo usavano in metallare, adesso lo usano tutti. Quella è tipo rock and roll. Rock and roll. Tocca una crema per lavoro. Ora, per voi, il suono della hardcore. Vogliamo far venire dentro qualcuno di questi fuori? Dai, fatelo per Meloni. Ecco, adesso non entrerà nessuno. Fatelo per me. Deve entrare. E fatelo per... per chiacchiere. Per la comune. Per la comunità. Fatelo per pane e pomodoro. Dai, è marchigiano, entra te. Non c'è più. Fa entrare il marchigiano pure che... No, sta fuori marchigiano. Ti ho detto che decido io chi viene in hangout. Ok? Perché mi metti a... No, adesso no, non parlo per mano, eh. Però mi metti in una situazione di imbarazzo, perché se io un giorno, per un mio motivo che tu non sai, non voglio salire una persona, tu non puoi dire, dai Esterino o Esterina, vieni su, dai, vieni in hangout. Se io ho un motivo per non farlo salire, che... non lo sai. Vabbè, ma non è che sto stupido, dopo un po' che vedo che... E dice... dopo un po' già è passato, è quello che scrive, la pensa. Cazzate, stupidaggini, stronza. Ancora lo fai scrivere e dico a sto punto fallo pure salire a dire cazzate, ma... stupidaggini. Ma ci abbiamo un privato, chiedemelo su Messenger, su WhatsApp. Ma chi? A me?
Oppure te lo dico io, stai zitto, ti dico, e tu sai che devi tacere. Comunque sappi che d'ora in poi dico io chi entra o no. Poi è chiaro che Emanuele può entrare quando vuole. Mano, se vuoi entrare, entra. Non è per Mano che lo dice, faccio un esempio adesso, no? Queste corna a mano vuoi. Perché se io... Posa le corna? No. Dindalon, dindalon. Fai l'altalenuccia. Dai, su, 20 che siete fuori. Di Marossa. Mogna, per esempio. Pure deve, mentre cucina, apri la cam, dai, mentre cucini, facci vedere che stai a cucinare, dai, dai, siamo curiosi, facci vedere. Ma guarda che sei proprio una scimmia te, eh. Com'è la canzone? La scimmia pensa, che fa? La scimmia che balla, pensa. Sì, pensa pure la scimmia, ovvio, però è la scimmia che balla, credo. Non lo so, non è che mi piaceva tanto quella canzone, anche perché poi quando diventano tormentoni le canzoni a me mi stufano. Sto a beve la tisana e fumame l'ultima siga. L'ultima? Poi che fai? Muori? Ah, comunque, Isa, volevamo parlare di cose proprio brutte, brutte e scottanti che ho sentito oggi al telegiornale, proprio brutte, brutte. No, guarda, no. No, come dici te, e dai, a quest'ora dimole prima di chiudere, dimole. Eh no, dimole, dopo io vado. No, non te faccio dormire, te lo dico, non te faccio dormire. Io non te faccio parlare allora, scusa, non le voglio sapere, io vengo qua per spensieratezza, per divertirmi, se è possibile, per parlare anche di cose anche serie, ma non serissime. Va bene, okay. Bannalo, Emanuele ha detto bannalo, inesorabilmente bannalo, no dai. Tanto mi hai detto pure oggi pomeriggio che mi bannavi, va ma segnala pure questo, hai detto, e no. Segnalami questo, mia bimba dorata, lo so che ti piace e non te ne do, come si chiama qua la canzone? Bellissima qua la canzone, oh. Ti segnalo per incitamento all'odio, due schiaffi ti ha ridato. Oh, Isa, mi è venuta in mente adesso, c'era sta canzone, non mi ricordo il titolo, diceva stavolta con lui. Questo ma bimba dorata, aia, lo so che ti piace ma non metto te ne do, Davide, metto la spina. Aia, ma a me fai male così, però ma che oppure che non mi si vede. Che ci importa, no, se guarda, quella era bella. Ci ha messo l'acqua e noi è dimo e noi è famo e questo cazzo aia, non è qua, aia, ci ha messo il vino, no, com'è che no, ci hai messo l'acqua e non te pagavo, ecco, ci hai messo, aspetta, però non mi viene la musica. E noi è dimo, e noi è famo, ci hai messo, no, non mi viene. Ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però, quando il vino beh, ci arriva il gozzo beh, al gargarozzo beh, ci fa un picozzo beh, per farla corta, per farla breve, chiamamo l'oste e portaci da beve, olè. Ole, ali, e vai. Mi dissocio. Vabbè, dai, era Coca-Cola, no? Ovviamente. Sì, era te alla pesca. Esatto, beh, non è così scuro, Coca-Cola è meglio. Ma perché io ti do le dritte, te le devi cambiare, era Coca-Cola e basta. Non sei furbo. Ma se io mi bevo il tè alla pesca, perché te mi dici che mi bevo la Coca-Cola? Il tè alla pesca non è così scuro. Guarda che... No, la Coca-Cola invece che nera, no. Tagliola. Io mi dissocio comunque a quello che dice Isa. Che animale è questo? È una cucina? È un... No, è uno scarabeo. È uno scarabeo. Te lo aizzo contro, eh. Aia. Yeah. Aspetta.
comunque stai bene, Isa. È vero, ma perché quando ma veramente quando io non lo so c'è qualcosa così, mi voglio proprio divagare perché c'ho tanti cazzi per la testa, io dopo comincio a smateriare davvero, oppure quando sono molto stanca se comincio a smateriare davvero. Oh, comunque sono le 2:10, attenzione, chi devi andare a fare? Chi devi andare? Dove devi andare? Che io? Non ci sono più le signorine in giro. Ma che t- ci sono solo le zoccole, ma inteso come ratti. Mi dissocio. Guarda che ho sentito il gargarozzo che ha fatto. Ho capito, ho riempito il bicchiere, lo sto finendo. Dicevo, quello sarebbe pure giusto, una volta che lo riempi o ti fini. Sì, ma se stiamo qui metti fino alle 6, te glu 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 glu. Ma che glu 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 glu, porco due, mica davvero sto sempre a bere. È una certa. Ehi, domani è 9? È le 9 di mezza. Ti diverso alle 9. Oh! E io tutti i giorni purtroppo mi devo alzare a lavorare. Non so se c'è sta qualcuno di voi. Giusto. Sì, non no, io fino a luna lavoro. Domani fino a luna lavoro. Ma tutti i sabati? Tutti? Perché fu di tutti? Lavori? No, non so bene. L'attività mia non è che... Quindi qualche sabato lo puoi saltare. Ma se l'attività la mia è il contrario, come faccio a saltarlo? Che faccio? No. Cioè, stiamo lì io e siamo tre miei fratelli, no? Sei dipendenti. No. Poi ci sono i tuoi No, fratelli. Siamo tre miei fratelli, ma ognuno c'ha il compito suo. Ah. Cioè, non è che siamo una ditta che abbiamo 20 operai che potremmo fare i turni. Ognuno c'ha il compito suo e se manca una persona si sente la mancanza, ragazzi. Purtroppo... il problema delle piccole e medie attività è quello il problema. Che tutti sono utili, nessuno è indispensabile, però qualcuno quando non c'è si sente la mancanza. Va? Il cammino dell'uomo... Perché fai il ballo dell'orso con queste corna in mano? No, è un aereo, ma la cloche è più larga. Il cammino dell'uomo timorato e minacciato da ogni parte... Oh, Gaetano! Degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Sì. Dove l'ho sentita questa? L'ho sentita, ma qualche cosa profonda che si potrebbe anche leggere come una luna rispecchiata dentro un pozzo profondo 60 metri. Io mi dissocio da quello che dico, sia ben chiaro. Anch'io mi dissocio. Vabbè. Quelli là non entrano. Quelli là. No, saluto tutti calorosamente. Quelli là. Non siete quelli là, siete personcine tanto carine. Queste è captazio benevolenze, però no. Personcine tanto carine, ma che vuol dire? Io mi dissocio da Isa. Pure io mi dissocio da me stessa. No, se volete trasite, se no fate come volete. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà, oddio. Sì, ho capito che è Pulp Fiction. Sì, il monologo che fa Samuel L. Jackson. Alla Madonna. Quando, mi dissocio. Quando gli sparano, no, e loro non vengono colpiti, allora lui comincia a questa crisi mistica e comincia a recitare i salmi, no? Geremia! Mi dissocio. Geremia. Vabbè. È stato preso dalla Pulp Fictionite. Ma che cazzo vuol dire? È stato preso dalla Pulp. Eh sì, perché su Pulp Fiction c'era suo Samuel L. Jackson. Mi piace dire Samuel L. Jackson. Non so perché mi suona bene. Vabbè, andiamo a diamo buonanotte a tutti. Diamo la buonanotte a tutti. Buonanotte a tutta la chat. Sono stati, buonanotte Gaetano, che sei l'ultimo. Poi c'è ancora qualcuno?
Ma lei che ha la regia, mi può dire quanto è durata la live? 3 ore 48. Ah, bene, bene. Ci sono buone probabilità che molta gente non andrà a vedere quando recito la poesia. Bene, bene. Pensa se te l'ha beccata a tribunale. Vabbè. Buonanotte Isa, sogni d'oro, Buonanotte, buonanotte a tutta la chat. Tanto mo tra un po' di buonanotte. dai. Buonanotte fuori soprattutto. Chiudiamo. Vabbè, io intanto scendo. Mettete un'iscrizione se volete. Attivate la campanella e iscrivetevi a like. Termina streaming? Sì. Sì.